Ringrazio tutti i partecipanti, organizzato insieme all'Ecopa Agroalimentare di Pesca con tutta una serie di collaborazioni esterne che tutti i ringraziamenti, lo dico subito, arriveranno alla fine, così non tolgo spazio alle cose importanti che invece vogliamo comunicare. La Praia Smart Island è un progetto che è già partito altri anni fa, ne abbiamo già fatto 3 edizioni, ma l'abbiamo fatto in maniera diversa su tutte le filiere. Quindi un progetto multidisciplinare con l'idea di costruire un modello sostenibile sulle isole minori, un modello sostenibile in tutte le filiere economiche. Quindi lavoravamo, abbiamo sempre lavorato dai rifiuti all'agricoltura, dalla pesca al porto, dall'acqua a tutto quello che vi può venire in mente, l'efficienza sugli edifici, la mobilità sostenibile. L'anno scorso il Capraia Smart Island è diventato biennale e abbiamo pensato insieme a Legacoop, Agroalimentare e Dipartimento Pesca di far partire nell'anno intermedio la filiera ittica sostenibile. È nato questo progetto che doveva essere a giugno di quest'anno, poi abbiamo provato a spostarlo a settembre e alla fine siamo finiti sul web come molti convegni e molti colleghi. Sanno bene che questo, ahimè, può succedere. Sono diventati 3 eventi, saranno oggi 10, il 17 e il 24 settembre. Sono nati dei premi che se vedrete la premiazione, assisterete alla premiazione, almeno formale, alla proclamazione dei vincitori il giorno 24 sull'ittica sostenibile, l'acquacoltura sostenibile e la finanza innovativa nella filiera ittica. Ha lavorato un comitato scientifico, incredibile. Come, scusate, personalità e realtà, e finalmente si parte con 2 sessioni, una avrà come chairman Angelo Petruzzella, coordinatore del Dipartimento Pesca di Legambiente Agroalimentare, e l'altro avrà invece Massimo Bellavista, e vi verranno poi presentati i vari relatori. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché noi crediamo che anche nei momenti di Covid, anche nei momenti di pandemia, di questa crisi enorme, l'innovazione sia sempre una carta vincente, ma l'innovazione per essere vincente deve essere sostenibile e conosciuta e quindi deve essere all'interno di tutta la filiera, dalla pesca all'acquacoltura, alle attrezzature, ma anche alla parte di trasformazione, marketing, nuovo packaging, nuovi tipi di mangimi innovativi più sostenibili. Vogliamo in qualche modo attraverso questo evento nato, poi è diventato così, stendere una rete. Non è una rete da pesca, è la nostra rete anche di chimica verde Bionet, è il net di creare in qualche modo una possibilità di far conoscere a tutti quelli che lavorano realmente nella filiera le realtà che ci sono, le innovazioni che già esistono qui. Tutte quelle che verranno presentate sono innovazioni che già hanno una realtà nella filiera, non è frutto solo della ricerca, ma sono realtà. Tanto che la nostra idea era incontrarci in un'isola dove si può, lontano dal mondo, lontano da tutto, questo scoglio incredibile, in questo scoglio noi possiamo dialogare tra di noi veramente per 3 giorni, così faremo a giugno 2021, ma quando si torna a casa si può dire, aspetta, quell'innovazione che ho visto, quella serie di innovazioni io le posso realizzare nella mia azienda, nella mia cooperativa. Questo era quello che volevamo. Doveva essere collegata con noi il nostro sindaco, il sindaco dell'isola di Capraia, Marida Bessi, cercherà di intervenire quando può, purtroppo, ma per fortuna per l'isola, in questo momento è presente in linea blu e quindi sta seguendo le riprese in linea blu con Donatella Bianchi, si scusa, mi chiede a tutti, mi ha chiesto di fare a nome suo i suoi saluti e cercherà di intervenire. Con questo cedo la parola a Angelo Petruzzi, primo chairman della sessione iniziale di questo convegno e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, naturalmente mi associo ai ringraziamenti di Sofia e poi rivolgo anche i miei ringraziamenti personali a lei perché è stata veramente la grande animatrice di questo incontro. Come Legacoop Agroalimentare abbiamo sposato immediatamente questa iniziativa per le stesse considerazioni che faceva Sofia, cioè l'innovazione noi pensiamo possa essere, e sempre abbiamo sempre creduto nell'innovazione come motore per fare impresa, per far sviluppare le imprese, a maggior ragione in questo settore. Certamente oggi volevamo essere tutti a Capraia,
sappiamo tutti della bellezza di quest'isola, diciamo che è un appuntamento che rimandiamo al prossimo anno, quando, come tutti speriamo, sarà finita un po' questo momento abbastanza drammatico che stiamo vivendo come paese, che ognuno di noi sta vivendo, insomma. Però ecco, era importante ed è importante iniziare a oggi, perché è nostra intenzione avviare un percorso che non si ferma a questi tre seminari, che non si fermerà il numero l'anno prossimo con l'evento, appunto, che speriamo di fare in presenza lì a Capraia, ma vogliamo proprio consolidare questo format come un momento di riflessione sugli aspetti dell'innovazione, dicevo, in un settore che sta affrontando una sfida difficilissima, che è questa della sfida della sostenibilità. Io non aggiungo altro come presentazione, anche perché appunto in queste modalità poi i seminari ci impongono dei tempi anche abbastanza stretti, ed è anche giusto così. E quindi se io avvierei subito i lavori della prima sezione, la piccola pesca nelle aree marine protette. Poi i relatori li avete letti nel programma, Alessandro Cicolella, ci dovrebbe essere anche Salvatore Livreri dell'area marina protetta delle Egadi e Alessandro Ligas, che poi magari man mano a cui darò la parola successivamente, quindi dirò qualcosa di più rispetto al loro ruolo. Che dire su questa prima sessione? Per noi come Lega Coop era quasi, diciamo, obbligatorio partire da una riflessione sul ruolo delle aree marine protette. Noi insieme all'ACI, 2 anni fa abbiamo fatto un seminario molto importante dal mio punto di vista, ma non solo, la pesca sostenibile nelle aree marine protette. Ci siamo visti a Porto Cesareo, era l'ottobre del 2018, e fatto estremamente importante, a quel convegno, a quel seminario, erano presenti, ricordo bene, oltre 15-18 aree marine protette, erano presenti tantissime cooperative che operano all'interno, cooperative di pesca naturalmente, che operano all'interno delle aree marine protette, e poi tantissimi ricercatori, come oggi, sempre molto vicini a questo settore, rappresentanti istituzionali, uno per tutti, lo ricordo, il direttore generale del Ministero dell'Agricoltura, del settore pesca del Ministero dell'Agricoltura. Che cosa successe quel giorno? Riconoscimento da parte, registrammo il riconoscimento da parte dei pescatori, da parte dei pescatori professionali chiaramente, del ruolo positivo svolto dalle aree marine protette a salvaguardia delle risorse, e quindi se si salvaguardano le risorse del mare, si salvaguardia anche la pesca professionale. Se vogliamo, una svolta non da poco conto, considerando il rapporto conflittuale, così giusto per usare un eufemismo, che aveva caratterizzato la nascita delle aree marine protette nel nostro paese. Ma oltre a questo aspetto estremamente, estremamente importante, in quel convegno emerse anche un percorso che può portare, noi speriamo deve portare, le aree marine protette a diventare sempre più veri e propri laboratori avanzati di pesca sostenibile, dove sperimentare e strutturare buone pratiche da utilizzare ed estendere il più possibile, soprattutto se parallelamente si creano i presupposti normativi. Aree marine protette quindi come grandi laboratori di sostenibilità per la pesca. Da qui è facile dedurre che un simile percorso le porta a diventare uno strumento fondamentale per contrastare il declino della pesca artigianale, sulla quale cogliamo segnali molto, ma molto preoccupanti
in tutto il paese. Non mi soffermo perché do per scontato che tutti voi siete immaginate quanto sia importante per il tessuto socio-economico di tanti territori, di tante marinerie, la presenza di una pesca artigianale, piccola pesca, chiamatela come voi, come volete, ma quella pesca che usa dei mezzi, ormai da tutti degli strumenti, degli attrezzi, da tutti riconosciuti come altamente sostenibili, e che svolge poi un ruolo di, come dire, di attenzione, di salvaguardia del mare, degli aspetti ambientali nel mare del suo complesso. Sempre partendo dai risultati da quel convegno, dalle riflessioni che emersero da quel convegno. In estrema sintesi, quali erano gli aspetti che, ripeto, vennero fuori con maggior forza in quel seminario? La necessità che le regole di gestione delle aree marine protette fossero condivise con i pescatori, sicuramente aspetto prioritario, e se vogliamo, non voglio anticipare le riflessioni comuni, vincente per una sana collaborazione tra pesca e queste aree marine protette. Il tema della partecipazione dei pescatori, naturalmente in forma organizzata attraverso le loro associazioni di rappresentanza alla gestione delle aree marine protette, il controllo delle attività di pesca nelle aree marine protette è una lotta intensa, senza mezzi termini, alla pesca illegale. Il rafforzamento strutturale ed economico delle aree marine protette per superare delle difficoltà che tutti quanti noi conosciamo nella vita di questi organismi. Di lì nacque la nostra proposta avanzata a livello ministeriale di un tavolo interministeriale pesca ambiente che quindi coinvolgesse il Ministero dell'Agricoltura, nella direzione pesca, e il Ministero dell'Ambiente. Sapete tutti, insomma, le difficoltà che molte volte ci sono nel nostro paese, nel dialogo, chiamiamolo così, intersettoriale. Avanziamo immediatamente quella proposta. Oggi siamo contenti, di poter registrare che questa proposta è ripresa nella legge salva mare, di cui speriamo la immediata approvazione, anche perché appunto prevede anche altri aspetti di estremo interesse per il settore. Così come partì da quell'incontro, ma lo abbiamo ribadito in tante altre occasioni, in tanti rapporti, confronti che abbiamo con le aree marine protette, la necessità di fare sempre più sistema, una rete, un network, chiamatelo come volete, che tenga insieme le aree marine in maniera più strutturata, le aree marine protette, la pesca professionale, naturalmente in una forma organizzata, perché riteniamo che valorizzare al meglio le esperienze che ogni singola area marina protetta mette in campo è fondamentale per tutto il sistema. Questo chiaramente anche alla luce degli ambiziosi obiettivi che si è posta l'Unione Europea con la strategia sulla biodiversità per il 2030. Nell'Unione Europea dovrebbe essere protetto almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% del mare. Vale a dire almeno il 4% in più della terra e il 19% in più del mare rispetto a oggi. Nella stessa strategia si legge: una protezione rigorosa non comporta necessariamente il divieto di accesso per le persone, ma è intesa a lasciare sostanzialmente intatti i processi naturali per rispettare i bisogni ecologici della zona. Questo è il grande obiettivo dell'Unione Europea che credo noi non possiamo che condividere. Questo è lo stato dell'arte. E allora
ecco, per lanciare la palla ai miei carissimi amici e relatori presenti oggi. Due domande, chiaramente in questa prima sessione indirizzate ai direttori delle aree marine protette. La prima: quali le esperienze concrete di coinvolgimento dei pescatori nella individuazione delle regole di gestione che sono state attuate in questi anni? La seconda: quali azioni concrete le aree marine protette sono riuscite ad attuare a salvaguardia della pesca professionale e quindi di una pesca locale sostenibile? Chiaramente questo perché i due aspetti sono strettamente connessi. Io mi fermerei a queste due domande, invitando appunto i relatori ad esporre il loro punto di vista, e poi nella seconda sessione, quella che tratterà sulle attrezzature innovative, ecco, in quanto anche strettamente collegata a questa prima discussione, porrò delle altre domande che riguardano l'uso, il punto sull'attrezzatura, diciamo su questa attrezzatura più sostenibile, più rispettosa degli equilibri biologici che in questi anni è stata messa in campo. Grazie. Quindi diamo la parola al dottor Ciccolello, direttore dell'area marina protetta di Torre Guaceto, istituita nel 1991, 2200 ettari, no? E chiedo al dottore di portare, rispondere alle domande poste. Grazie. Sì, un saluto a tutti, un ringraziamento agli organizzatori per aver invitato, diciamo, Torre Guaceto e la nostra esperienza sulla piccola pesca costiera. Noi siamo nati come ente gestore nel 2000, voi avete sentito che l'area marina protetta è nata in realtà nel 91. Dal 91 al 2000, quindi la gestione è stata affidata alla cabina di porto, ma in realtà all'interno dell'area protetta una parte dei pescatori che oggi collaborano con noi svolgevano attività di pesca di frodo con gli esplosivi. Io ero su quelle barche, perché non perché buttassi anch'io gli esplosivi in mare, ma perché studiavo, diciamo, per l'università gli effetti di questo tipo di pesca. Ora non lo posso dire in dialetto perché non siete tutti pugliesi, ma i pescatori dicevano: dottore, guarda che bello questo tipo di pesca, perché aumenta il pescato, il pesce. Perché loro cosa vedevano? Loro buttavano le bombe, queste bombe esplodendo sollevavano il sedimento, quindi mettevano a nudo una serie di organismi e pesci dall'esterno si avvicinavano alle barche per predare questi organismi. Quindi loro vedevano dopo l'esplosione una serie di pesci vivi intorno alle barche. Perché dico questo? Perché alcune volte alcune tipologie di azioni vengono messe in atto anche per ignoranza, perché quegli stessi pescatori che negli anni 90 buttavano gli esplosivi all'interno della riserva, addirittura in quella che era la zona di riserva integrale, oggi sono la cooperativa di pesca, la cooperativa Emma, che viene portata come esempio un po' in tutta Italia o anche, diciamo, all'estero come esperienza di buona pratica. Perché? Come, che cosa c'è stato in questi anni? Nel 2000 la prima cosa che noi abbiamo fatto, per rispondere un po' a quello che chiedeva Angelo, noi abbiamo detto: dobbiamo incontrare questi pescatori, perché è inutile fare guardie e ladri. Quindi abbiamo incontrato i pescatori, gli abbiamo spiegato che gli stock ittici sono il loro bene primario, quindi andare a distruggere lo stock ittico portava, diciamo, a loro nient'altro che una diminuzione del loro reddito. E che cosa abbiamo fatto? Insieme a loro abbiamo i primi anni fatto un protocollo di intesa che non era stringente, ma era un po' un patto tra i pescatori e l'ente di gestione, nella quale loro provarono a sperimentare questo modello di pesca. Cioè loro entravano
all'interno dell'area marina protetta soltanto una volta alla settimana. Questo Torre Guaceto si può fare perché chi mi ha presentato ha detto che Torre Guaceto ha una superficie di 2200 ettari, quindi è un'area marina protetta che a livello nazionale lo possiamo definire una marina protetta medio piccola, in un contesto europeo molto piccola. Quindi i pescatori, gli altri 6 giorni, 5 giorni di attività di pesca, potevano farlo all'esterno. Ora, che è successo? Che dopo 5 anni di fermo pesca che noi abbiamo deciso con loro, nel 2005 è cominciata la pesca a Torre Guaceto, loro avevano rese di pesca che corrispondevano a 4-5 volte quello che loro prendevano all'esterno. Quindi una settimana di pesca per un nostro pescatore valeva 12-13 giorni. Quindi c'era ovviamente un aumento della redditività. Oggi noi ci attestiamo più o meno su una resa di pesca del doppio. Quindi quando quel giorno i nostri pescatori vengono a Torre Guaceto, pescano almeno il doppio rispetto che all'esterno. Questo come lo facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché insieme a loro abbiamo implementato un monitoraggio attivo. Cioè all'inizio dal 2005 fino al 2010 loro pazientemente, ogni volta che terminavano la pesca, il punto di attracco, aspettavano i nostri colleghi che svolgevano le attività di misurazione. Adesso noi lo facciamo a campione, quindi abbiamo una serie storica dal 2005 ad oggi delle rese di pesca sia dentro che fuori dalla protetta. Questo a che cosa serve all'ente gestore e anche a loro? Loro sanno che nel momento in cui noi registriamo una riduzione della resa, cioè se la resa di pesca all'interno è uguale all'esterno, vuol dire che noi stiamo lavorando male. Quindi loro sanno che se c'è questa riduzione, noi siamo costretti a ridurre lo sforzo di pesca o a sospenderlo. Quindi ovviamente loro sono i primi, ora loro non ci ascoltano, quindi lo posso dire perché davanti a loro questa cosa non la potrei dire perché loro non vogliono che si dica, loro sono le prime sentinelle. Cioè quando entra all'interno dell'area protetta qualcuno che vuole fare pesca di frodo, squilla il mio telefono a mezzanotte, a 1 di notte, alle 6 di mattina, mi dicono: direttore, stanno entrando i pescatori di frodo. Ovviamente la cabina di porto non può stare 24 ore su 24 a svolgere attività di controllo, quindi queste sentinelle del mare per noi sono fondamentali. E loro lo possono fare perché nelle aree marine protette, all'interno delle aree marine protette, possono pescare solo i pescatori residenti. Quindi nel nostro caso i pescatori di Carovigno e Brindisi, che sono i due comuni di competenza. Quindi questo è molto importante, è un po' come un agricoltore che ha un suo appezzamento di terreno, lì è un pescatore che ha una sua area di fascia costiera che è gestita soltanto da lui. Quindi questo è un elemento che dovrebbe far riflettere per poter portare questo esempio anche all'esterno dell'area marina protetta. Oggi in Italia questo in Europa non esiste, ma sarebbe, diciamo, importante fare questo tipo di valutazione. In molti altri paesi, immagino il centro Sud America, in realtà poi è così, cioè viene affidata alla piccola pesca costiera dei tratti di costa per la gestione della pesca. Questo è il primo, diciamo, la mia prima risposta alla domanda, no, della gestione, perché poi quel protocollo d'intesa è diventato il regolamento dell'area marina protetta, cioè un decreto. Quindi il decreto ministeriale che regola la gestione dell'area marina protetta ha introitato quello che era una decisione presa con i nostri pescatori. Che cosa facciamo per far sì che poi questo tipo di pesca non scompaia? La molla è la redditività. Ovviamente noi dobbiamo fare in modo che i nostri pescatori non abbandonino questo lavoro, perché per noi vuol dire poi lasciare lo spazio a chi svolge l'attività di pesca di frodo. Quindi per noi è importante, sia per la conservazione di questo mestiere, ma anche per la tutela, perché noi ovviamente veniamo pagati e ci viene affidata la gestione per la tutela degli stock ittici. Noi abbiamo bisogno di queste sentinelle del mare. E che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di valorizzare attraverso la trasformazione alcuni prodotti poveri. In questo periodo, diciamo fine ottobre, novembre, arriveranno i cefali.
loro pescando adesso i cefali, vendendo questo prodotto fresco, spuntano un euro al chilo. Noi abbiamo sviluppato con loro e con strutture del nostro territorio la trasformazione sott'olio di questo cefalo, dove loro riescono a spuntare 2 euro al chilo, quindi guadagnano praticamente il doppio rispetto a quello che accadeva 2-3 anni fa. Questo prodotto, qui noi colleghiamo che cosa? L'attività di pesca con i servizi turistici che in genere all'interno delle aree marine protette sono sviluppati. Nel nostro caso specifico sono servizi che gestiamo direttamente noi, cioè siamo, penso, forse l'unica area marina protetta che gestisce un lido. Cioè io a maggio devo decidere che tipo di bevande, che gelati acquistare, ma facciamo questo sforzo perché? Perché poi in questo lido noi vendiamo, quando vendiamo, prima si vendeva l'insalata di tonno, ora noi vendiamo l'insalata del cefalo pescato dai nostri pescatori. Quindi siamo il punto, la finestra, il punto, diciamo, di arrivo di quella che è una filiera che noi abbiamo attivato con loro. La cosa molto importante, ecco, per darvi un'idea, loro possono pescare all'interno dell'area protetta con una rete da posta di massimo 1 chilometro di lunghezza con maglia 30. Ora, veniamo sempre alla seconda domanda. Noi questa cosa ovviamente non la vogliamo limitare all'area protetta. L'area protetta è di 2200 ettari, siamo all'interno però di un sito di importanza comunitaria, che è un'area protetta, diciamo, europea. Questo SIC a mare ha una superficie di 7000 ettari, cioè più di 3 volte l'area marina protetta. Bene, noi abbiamo intenzione, abbiamo già fatto richiesta al Ministero dell'Ambiente, di ampliare l'area marina protetta per farla coincidere con i confini del SIC. Quindi un'area marina che da 2200 ettari, se il Ministero lo riterrà la nostra proposta una proposta idonea, a 7000 ettari. Al Ministero, quindi diciamo una cosa che possiamo provare, al Ministero dell'Ambiente c'è un documento firmato non solo dai nostri pescatori, ma anche dai pescatori che oggi non sono presenti all'interno dell'area protetta, ma pescano in quest'area SIC, in questo sito di importanza comunitaria, che hanno sottoscritto questo documento per il quale loro sono d'accordo affinché ci sia l'ampliamento dell'area protetta, perché hanno visto che i loro colleghi che oggi lavorano nell'area protetta guadagnano di più. Quindi diciamo che per noi è stato molto importante fare in modo che l'economia di questi pescatori fosse, diciamo, sviluppata attraverso politiche di gestione e di promozione dell'area protetta. Io mi fermerei qui, se c'è magari, non so, se si può adesso fare qualche domanda o successiva. Grazie Alessandro. No, sicuramente, poi lo dirà anche la regia, insomma, abbiamo previsto alla fine di ogni sessione alcune domande. Ecco, prima chiediamo appunto ai relatori un po' di rispondere alle domande che ho posto io e poi appunto di aprire un po' un confronto a più vasto raggio. Grazie Alessandro, perché sicuramente l'esperienza di Torre Guaceto è una delle esperienze più avanzate in Italia, soprattutto per questa grande collaborazione con i pescatori. Quindi ecco, ci tenevamo molto appunto che fosse riportata questa esperienza. Non so se si è collegato Livreri. Purtroppo il dottor Livreri Consolo è stato bloccato da un impegno istituzionale assolutamente imprevisto, si scusa, ha cercato di fare il possibile fino adesso, ma è ancora lì e saluta tutti i partecipanti e si scusa, non era né previsto né desiderato. Quindi io credo che do la parola a Alessandro Ligas, ricercatore presso il Centro Universitario Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livorno, autore di oltre 80 pubblicazioni e si occupa di raccolte di dati sulla pesca attraverso il monitoraggio della pesca commerciale e lo svolgimento di campagne sperimentali. Tanti anni di esperienza e credo che potrà ben rispondere alle domande poste da altri. Prego Alessandro, grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito a partecipare a questa bella iniziativa. Ringrazio quindi Chimica Verde Bionet, la dottoressa Mannelli, e ringrazio anche naturalmente il nostro chairman, il dottor Petruzzella.
Logicamente non ho esperienza come, diciamo, direttore o direzione di aree marine protette, però ho avuto occasione, soprattutto in questi ultimi anni, di lavorare nell'ambito di un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che si è occupato del ruolo delle aree marine protette nell'ambito della, diciamo, un po' come chiedeva Petruzzella, nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse ittiche. Questo progetto si è occupato essenzialmente delle aree marine protette presenti nel Mediterraneo nord-occidentale, quindi includendo le coste spagnole, francesi e le coste nord-occidentali italiane, quindi quelle della Liguria, della Toscana e la parte settentrionale della Sardegna. Questo progetto ha evidenziato come sarebbe importante, da un punto di vista del miglioramento dello stato delle risorse, non solo, ecco, riallacciandomi con quello che diceva il dottor Ciccolella, quindi dell'ampliamento delle singole aree marine protette, ma sarebbe importante cercare di creare, come diceva la dottoressa Mannelli, una rete, un network tra le aree marine protette. E questo perché appunto i pesci si muovono, non è che conoscano quali sono i confini delle aree marine protette. E creando quindi una rete di aree marine protette si potrebbe avere un effetto sinergico, quindi un ulteriore miglioramento di quelli che sono gli effetti delle singole aree marine protette nella protezione e nella salvaguardia delle risorse ittiche. Questo naturalmente nell'ottica di avere un occhio di riguardo anche su quelli che sono gli aspetti socio-economici delle attività di pesca. Quindi, come diceva Petruzzella, ma anche Ciccolella, quindi cercare di andare a mantenere, a conservare quella che è la redditività delle attività di pesca. Questo progetto ha affrontato anche altri aspetti che sono stati accennati nell'introduzione di questa sessione, anche nei vari interventi che si sono succeduti. Uno di questi aspetti è appunto la crisi del settore, che non è solo dovuta, per quanto riguarda la piccola pesca costiera, che non è solo dovuta allo stato precario delle risorse, ma anche diciamo alla concorrenza di altre attività. Tra queste sarebbe bene ricordare anche la pesca ricreativa o sportiva, che è in forte competizione con la pesca, con la piccola pesca costiera, soprattutto in prossimità delle aree marine protette. Quindi interventi gestionali che riguardino in maniera più specifica anche la pesca ricreativa sarebbero da questo punto di vista ben accetti. Un altro aspetto che è stato considerato in questo progetto è il coinvolgimento dei pescatori. Si parla tanto di approccio bottom-up nella gestione e conservazione delle risorse, però diciamo a tutt'oggi questo approccio è rimasto molto spesso sulla carta. Sono effettivamente pochi gli esempi in cui c'è stato un coinvolgimento diretto dei portatori di interesse, quindi dei pescatori, delle loro associazioni, eccetera, nella gestione e nella politica di gestione delle risorse e anche della conservazione delle risorse stesse. Quindi quello che emerge da questa attività è che c'è ancora un po' di strada da fare da questo punto di vista. Sicuramente questa iniziativa che mette, diciamo, sul tavolo non solo, diciamo, il mondo della ricerca, ma anche appunto il mondo dei portatori di interessi, dei pescatori, delle associazioni, eccetera, potrebbe essere appunto un trampolino di lancio in un'ottica di maggiore coinvolgimento dei pescatori appunto nella gestione e conservazione delle risorse ittiche. Con questo, ecco, chiudo il mio intervento, ringrazio di nuovo per l'invito e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Grazie Angelo, riprendi te la parola, decidi te se vuoi far fare le domande direttamente sulla piccola pesca nelle aree marine protette o passare alle attrezzature innovative, la seconda. No, ho visto sullo schermo che qualche domanda è stata già avanzata, quindi io, anche perché abbiamo qualche minuto in più, proverei a sentirle e a far rispondere a queste domande. Alcune appunto chiamano in causa direttamente Alessandro e quindi può rispondere subito. La domanda che ho visto l'ha fatta Massimo Bellavista, forse Massimo, se la vuoi, dato che è un panelista insieme a noi, è il chairman della prossima sessione, se Massimo, membro del Comitato Europeo del Dialogo Sociale Settoriale Marine Pesca Marittima, responsabile formazione, salute e sicurezza dei lavoratori della pesca per Lega Coppa, la vuoi fare te, è più lungo presentarti che fare la domanda, prego. Grazie, mi avete preso la sprovvista perché stavo preparando una domanda anche per Alessandro, il dottor Ligas, però intanto mi soffermo sulla domanda per Cicolella che citava appunto il cefalo durante il suo intervento, il prezzo eccetera. Il cefalo è un prodotto che è abbondantemente presente nei nostri mari, e ha un prezzo mediamente basso e quindi mi chiedevo se appunto... E come possiamo attivare delle sinergie col mondo della ristorazione per promuovere e valorizzare, ma anche sul mondo del consumo ovviamente, per promuovere e valorizzare il consumo di questo prodotto che è abbondantemente presente. Quindi mi chiedevo se nell'area marina protetta da loro gestiti hanno già attivato delle iniziative in tal senso, coinvolgendo il mondo della ristorazione, il mondo della scuola o gli chef con dei cooking show appunto per presentare questo prodotto che, voglio dire, noi addetti al settore lo conosciamo, lo apprezziamo, abbiamo avuto modo di assaggiarlo crudo, cotto in 10.000 versioni e direi che insomma è un prodotto che ha bisogno di essere aiutato, visto che consentirebbe di creare quel valore aggiunto su un prodotto appunto che ha un prezzo molto basso. Quindi volevo porre appunto questa domanda per capire se già realizzavano delle iniziative legate al cefalo. Sì, allora, sì, ci stiamo provando, in realtà abbiamo cominciato da poco perché questo è il primo anno, quindi avete una notizia abbastanza in anteprima, questo è il primo anno in cui noi abbiamo fatto, diciamo, questa, in realtà avevamo già fatto delle prove, ma la commercializzazione è partita quest'anno. È molto importante il rapporto con la ristorazione. Noi, dal 2005, quando abbiamo cominciato l'attività, abbiamo attivato una collaborazione con varie associazioni, in questo caso con l'associazione Slow Food Italia, che su questo ovviamente sta lavorando molto. Slow Food ha una iniziativa che mette in rete i ristoratori che acquistano prodotti presidi. Slow Food individua dei prodotti che sono anche prodotti della filiera ittica e ne dà, diciamo, un riconoscimento attraverso un marchio. Vengono definiti appunto presidi Slow Food. La pesca di Torre Guace, quindi non le specie ma il metodo, quindi il metodo di pesca di Torre Guaceto, è stato inserito tra i presidi Slow Food. Quindi questa rete di ristoratori, che è una rete nazionale che afferisce a Slow Food, all'interno dei loro menù, oltre al prodotto fresco che già c'era, vi racconto un aneddoto, da noi si pesca una volta alla settimana in riserva, quando io giro in molti ristoranti pugliesi, spesso leggo nel menù pescato di Torre Guaceto, mi dico ma come fanno ad avere questo pescato se vengono solo una sola volta alla settimana, quindi qui c'è anche il problema del controllo, no? Se poi questa iniziativa di Slow Food, e quindi avremo una serie di ristoratori, per adesso pugliesi, di questa rete si chiama Rete dell'Alleanza dei Ristoratori di Slow Food, che appunto metteranno. Ottimo, grazie per la risposta. Prego. Grazie, Alessandro.
Massimo, visto che hai anche una domanda per il dottor Ligas, quindi se vuoi porla direttamente, io l'ho letta nella chat, ma se vuoi porla direttamente. Giustamente, eccomi qua. Allora, a parte che condivido pienamente quanto ha esposto il dottor Ligas in merito alla partecipazione dei pescatori, spesso è molto complicato, è difficile, oppure confermano la loro disponibilità, si organizzano un incontro e poi non vengono, è sempre un po' complicato. Però la loro presenza, la loro partecipazione è fondamentale. Quindi la domanda che volevo porre è: possiamo pensare a degli strumenti e a delle iniziative che possono facilitare il loro coinvolgimento, precisando che ovviamente il nuovo sistema di comunicazione, gli smartphone hanno facilitato molto questo. Io vedo che i pescatori sono molto presenti sui social, più i tradizionali che quelli innovativi, però ci sono. Quindi forse dovremmo anche noi cercare di coinvolgerli così in maniera un po' più attiva in queste attività. Lo dico perché appunto li vedo presenti su Facebook piuttosto che su Instagram, quindi voglio dire, è uno strumento facile per poter condividere delle informazioni, delle comunicazioni, eccetera. Quindi volevo chiedere al dottor Digas se magari possiamo anche pensare a questi strumenti nuovi per WhatsApp, per esempio, vorrei dire, ci sono dei gruppi dove i pescatori si comunicano le condizioni meteomarine, si comunicano le varie informazioni anche tra di loro, suddivisi proprio per sistemi di pesca o per attività. Quindi può essere magari un'occasione interessante per ripensare anche il sistema digitale di comunicazione. Noi ci troviamo qua oggi, no, a svolgere un'attività che dovevamo realizzare dal vivo. E con queste nuove modalità di comunicazione, quindi magari sicuramente ci si può arrivare con i pescatori anche. Grazie. Grazie per la domanda. Io avevo anche alzato la mano perché volevo rapidissimamente intervenire anche sulla sua prima domanda, quella riguardo la pesca e la commercializzazione del cefalo, riportando un'esperienza a livello locale qui in Toscana. Come saprete bene, nella laguna di Orbetello c'è un'intensa attività di pesca e di produzione, ad esempio, della bottarga. Negli ultimi anni la cooperativa di pescatori di Orbetello sta anche cercando di valorizzare non solo la bottarga, ma anche il prodotto fresco o comunque lavorato, e quindi c'è un'attività anche in questo senso. Ora io non sono in grado di fornire maggiori dettagli, probabilmente tra i partecipanti a questa piattaforma ci sono delle persone che sanno fornire maggiori dettagli e informazioni o comunque poterla mettere in contatto con chi svolge questa attività. Quindi ecco, solo per aggiungere un piccolo elemento alla discussione. E per quanto ecco, riguarda invece la domanda specifica su come poter coinvolgere i pescatori o i portatori di interesse, sicuramente ecco, quelli che ha accennato lei a questi nuovi strumenti digitali sicuramente possono facilitare molto questo processo. Noi stessi, ecco, come ente di ricerca, utilizziamo molto questi strumenti di comunicazione proprio per interagire con i pescatori. Noi appunto svolgiamo attività di monitoraggio della pesca andando a bordo dei pescherecci commerciali, quindi adesso comunichiamo esclusivamente tramite WhatsApp o Facebook con i pescatori, appunto per stabilire o decidere il giorno per cui andare a bordo, quando sono le condizioni meteomarine più idonee per i biologi, visto che non sono uomini di mare, uomini o donne di mare molto, con molta esperienza. Quindi sicuramente questi canali possono aiutare molto in questo senso. Tra l'altro, recentemente abbiamo proprio organizzato, nell'ambito sempre di un progetto comunitario, un incontro con i pescatori, con la marineria di Porto Santo Stefano, ma non solo, coinvolgendo altre marinerie a livello nazionale. E questo incontro si è svolto su questa stessa piattaforma, utilizzando Zoom. E questo ci ha consentito di coinvolgere
un elevato numero di pescatori, proprio perché uno dei maggiori problemi è quello di trovare l'occasione, il momento di metterli tutti quanti insieme, perché magari i pescatori a strascico lavorano fino al venerdì, sono disponibili il sabato, quelli della piccola pesca invece il sabato vanno in mare perché non ci sono quelli della pesca a strascico che fanno qualche calettina un po' più sotto costa. E quindi, il processo non è facile, ma appunto gli strumenti ci sono. E sicuramente il primo passo è quello di iniziare a livello locale. Le aree marine protette sono sicuramente un ottimo punto di partenza, come ha appunto indicato il dottor Ciccolella. Quindi coinvolgere direttamente i pescatori, farli sentire delle sentinelle del mare. Quindi questo sicuramente è un primo punto di partenza. Quindi partendo dalle attività a livello locale, quindi con le marinerie con le quali abbiamo maggiori rapporti, si può poi estendere il discorso a livello più ampio, quindi nazionale e poi anche internazionale, sempre nell'ambito di progetti. Alessandro, scusami, sì, devo prego. Interromperti prego. Perché sennò sì, abbiamo due minuti troppo, e due domande in questo momento, perché intorno alle 16:20 dobbiamo far partire la seconda sessione. La prima domanda mettiamo quella della chat, credo sia una risposta molto rapida, da Anna Pelicci. Buongiorno, io volevo chiedere che tipo di pesca da un punto di vista di attrezzature viene usato nelle zone protette della Puglia? Grazie, credo che il dottor Ciccolella sia lei la risposta. E poi possiamo dare, ma per un minuto e mezzo, la parola a Fabrizio De Pascale, che è stato inserito tra gli esperti, facciamo nella chat questa nostra, membro nazionale della segreteria nazionale della UILA Pesca. Quindi rapidamente, dottor Ciccolella, sì. E poi veramente un minuto per domanda e risposta. Grazie. Sì, allora, nelle aree marine protette pugliesi l'unica attività cioè l'unico attrezzo autorizzato è la rete da posta. Nel caso di Torre Guaceto è il tramaglio. Quindi questo è l'attrezzo che viene autorizzato all'interno dell'area protetta. Grazie mille. Chiedo, faccio gli onori di casa, benvenuto dottor De Pascale, se vuol porre la sua domanda, ma chiedo la risposta tanto rapida. Grazie. Sì, no, spero poi di poter intervenire nella seconda parte in generale appunto volevo capire se noi avvertiamo l'esigenza di ripensare un pochettino in generale il modello di area marina protetta, non solo in rapporto al coinvolgimento dei pescatori, ma anche a una diversa e migliore fruizione da parte del turismo responsabile. Ecco, io non è una domanda, è una questione che pongo. Grazie. Angelo, non so se vuoi rispondere te, rispondendo fai partire la prossima sezione, cioè io credo sia più l'idea di ripensare a un modello, credo, non sono la meno esperta di tutti, ma è chiaro che il coinvolgimento dei pescatori sia necessario, mi sembra che l'esperienza di Ciccolella sia un esempio. Vi ricordo anche che Ciccolella ha avuto l'assegnazione di Eroe dell'Ambiente del 2017 proprio per questo suo lavoro e anche perché si coinvolge in maniera di partecipazione democratica i pescatori, così come sempre gli operatori di un determinato. Sì, chiaramente. Ecco, prego Angelo e parti direttamente con la seconda. Sì, chiaramente le esperienze di coinvolgimento nella gestione, nel portare, nell'apporto di elementi di conoscenza nelle aree marine protette, l'esperienza di Ciccolella è importante, ma le registriamo in tantissime altre realtà, per fortuna. Lì appunto quell'esigenza che dicevo prima, di un po' strutturare questa forma di collaborazione. Ecco perché noi da tempo stiamo chiedendo che nella
gestione, nei comitati di gestione delle aree marine protette, entrino i pescatori, se no, se, chiaramente in forma organizzata. Quindi, diciamo, strutturare questa partecipazione è estremamente, estremamente importante. Come dicevo, speriamo che le leggi in via di approvazione risolvono anche questo aspetto qui. Passando alla, quindi introducendo la seconda sessione, che voglio dire è stata anche già abbastanza introdotta proprio da una delle domande presentate ultimamente, le attrezzature innovative. È un elemento fondamentale per aumentare la sostenibilità delle attività. La pesca, sapete che sono molti anni che sono in corso indagini, ricerche e proposte conseguenti di modifica degli attrezzi da pesca, sia fissi che da traino, e l'obiettivo è sempre quello di una riduzione delle catture sotto taglia minima, salvaguardia della risorsa, evitare il bycatch di specie non bersaglio e in particolare delle specie protette e a rischio. A questo proposito cito un'altra grande esperienza fatta in un'area marina protetta, quella di andare, un po' sulla scorta anche di quando diceva Ciccolella, di andare a verificare in che modo incide la maglia, le dimensioni della maglia delle reti da posta sui risultati della pesca. Un progetto che ha dimostrato che aumentando la maglia si pescava meno, ma il valore del pescato era nettamente superiore a quando si usava una maglia più stretta. Quindi le esperienze in questo campo ci sono, si continua a lavorare, la stessa cosa citata da Ciccolella, l'uso della maglia da 30, che è una maglia nettamente superiore a quella consentita per le reti da costa. Dico questo perché chiaramente se queste esperienze, se l'introduzione di questi nuovi attrezzi poi non ha, se non determina anche una stabilità, un ritorno economico, è chiaro che poi non vengono utilizzate. Si succede quello che succede in molti casi quando si fissano delle regole, si impongono degli attrezzi che mettono in crisi, l'equilibrio economico dell'impresa, e allora possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma chiaramente i pescatori non saranno mai portati, non li potranno mai utilizzare, perché appunto metterebbero a rischio la loro stessa attività. Quindi la ricerca in questo campo deve essere molto attenta a quelli che sono gli aspetti socio-economiche. E a questo punto le due domande che pongo ai relatori, quali appunto fare un aggiornamento, presentarci un po' quelli che sono le più recenti innovazioni negli attrezzi da pesca e nel loro utilizzo, e qual è il loro impatto concreto anche in termini di socio-economico. Abbiamo con noi il dottor Paolo Sartor, ricercatore presso il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livorno, penso anche per le sue numerose pubblicazioni molto, molto conosciuto, e il dottor Lucchetti dell'Istituto di Scienze Marine, l'ISMAR, del Consiglio Nazionale delle ricerche. Anche il dottor Lucchetti, autore, partecipa a tantissime ricerche sia nel Mar Mediterraneo sia negli oceani. A loro queste due domande, quindi io darei subito la parola al dottor Sartor.
Sì, buonasera, buonasera a tutti. Anch'io mi associo ai ringraziamenti per avermi contattato e soprattutto ai complimenti per aver organizzato questa bella iniziativa. Allora, per rispondere alla domanda di Angelo Petruzzella, ovviamente io parlerò e farò solo alcuni esempi perché il campo è molto ampio e sicuramente poi dopo Alessandro Lucchetti apporterà ulteriori informazioni. Io, se ci riesco, ho preparato alcune slide, guardo se riesco a condividere lo schermo, così facilito anche la comprensione, la rendo più agevole e più veloce. Ci provo, eh. Ecco, mi dice che sono disabilitato a condividere lo schermo. Quindi, visto che i tempi sono, ci provo, ma mi dice che sono disabilitato, quindi niente, vado avanti a braccio, non ci sono problemi. Allora, io vi porto un esempio, come ho detto prima, che riguarda una ricerca che è stata condotta e portata a termine proprio lo scorso anno. Una ricerca che è stata condotta riguardo un'ampia zona, tutti i paesi del Mediterraneo, su un tema in generale, che è quello delle cosiddette catture indesiderate nella pesca. Tutto quello che ovviamente poi afferisce nell'accezione comune di scarto, ovvero tutto quel materiale biologico che una volta che viene catturato viene rigettato in mare. Questo, non mi dilungo, produce e crea molti problemi perché è uno spreco di biomassa, è una rimozione di biomassa che quindi va a alterare gli ecosistemi, è una biomassa che non viene venduta, quindi da un certo punto di vista non ha senso nemmeno per il pescatore e soprattutto in molti casi danneggia anche i pescatori stessi perché avere tanto scarto, soprattutto nella piccola pesca, vuol dire aumentare i tempi per smistare la cattura, danneggiare le reti, diminuire i tempi di durata degli attrezzi, quindi con costi, con aggravi e quant'altro. Quindi ormai il problema della riduzione delle catture indesiderate è una delle tematiche più attuali a cui si stanno indirizzando tutte le misure gestionali a livello politico e normativo. Basta pensare a quella che penso tutti conoscete come regolamentazione sull'obbligo di sbarco o landing obligation, di cui tanto si sta discutendo, l'utilizzo, lo smaltimento degli scarti, esempi di commercializzazione, cioè scartare meno vorrebbe anche dire consumare più specie, quindi l'esempio che è stato fatto prima del consumo del cefalo va verso una specie povera il cui consumo porterebbe sicuramente a apprezzare di più alcune specie a dispetto delle solite che commercializziamo. E su questo, soprattutto sulla riduzione delle catture generalizzate, sta lavorando la ricerca. La ricerca sta lavorando assieme ai pescatori per ideare iniziative, ideare attrezzature innovative che possano coniugare un minore impatto ambientale, una riduzione dello scarto, ma mantenere un'efficienza di cattura e soprattutto una redditività della pesca. Su questo è stato sviluppato un grande progetto, un progetto della durata di 4 anni e mezzo, di circa 6 milioni di euro, che si chiamava MinoAU, che vuol dire Minimization of Unwanted Catches, minimizzazione delle catture indesiderate, a cui hanno partecipato 15 partner di 10 nazioni europee. E questo progetto ruotava appunto attraverso iniziative che portassero a promuovere un cambiamento della pesca verso una ricerca di trovare sistemi di pesca, pratiche di pesca, metodologie di commercializzazione che riducessero le catture indesiderate e mantenessero, anzi aumentassero la sostenibilità della pesca. MinoAU si è sviluppato attraverso molti casi di studio che hanno riguardato tanti sistemi di pesca e tante nazioni e alcuni sono stati svolti anche in Italia. Io oggi ve ne parlo brevemente di uno che mi sta più a cuore perché ovviamente a cui ho partecipato come il mio ente, il CBM, ha partecipato in Toscana con la marineria di Viareggio, pescatori di Viareggio e anche con il supporto della cooperativa di ricerca Plisia.
Questo studio nasce da, come sempre, da un'evidenza che era presente nei pescatori locali. I pescatori di Viareggio pescavano le mazzancolle con il tramaglio, ma avevano come problema grossi quantitativi di scarto dovuti a granchi e altri invertebrati che danneggiavano il pescato, danneggiavano le reti e quant'altro. Quindi da ormai diversi anni avevano adottato su questi tramagli un accorgimento, cioè mettevano un pannello di rete alla base del tramaglio. Il tramaglio è fatto da tre pezzi di rete. Alla base del tramaglio mettevano un pannello monopanno, monofilo, che loro chiamano greca, proprio come se fosse una banda, una striscia. E questo pannello riusciva a far sì che gli animali che stanno proprio attaccati al fondo e che danneggiavano la pesca, granchi, paguri e quant'altro, non rimanessero attaccati. Cosa abbiamo fatto noi? Sulla base delle indicazioni dei pescatori abbiamo fatto degli esperimenti per dimostrare se le loro evidenze, le loro percezioni avevano una validità scientifica. Ebbene, il risultato ha dimostrato in maniera molto chiara che vi è un risultato e un'evidenza della efficacia, della significatività di questo accorgimento che sembra semplice ma è molto efficace, che riesce a ridurre di oltre l'80% lo scarto, riduce anche in piccola parte la cattura delle mazzancolle, ma fa sì che la mazzancolla sia più pulita, abbia un maggiore valore commerciale, ma soprattutto riduce i tempi per il pescatore di pulizia delle reti e i costi degli attrezzi. Quindi questo esperimento ha avuto successo, tant'è che sempre nell'ambito di questo progetto, che si è avvalso di iniziative, come anche un po' accennato nato prima di me Alessandro Ligas, di coinvolgimento dei pescatori, di approccio che veniva dal basso nel senso nobile, quindi dell'esperienza di chi veramente va in mare, abbiamo fatto dopo questo progetto una iniziativa di 3-4 giornate sempre a Viareggio di incontro tra i pescatori viareggini e pescatori che provenissero da altre zone, sia italiane ma anche da altri paesi come Spagna, Portogallo e altri paesi europei. I pescatori si sono incontrati e si sono confrontati attraverso questa rete innovativa, che poi innovativa non lo era tantissimo perché si è scoperto che anche loro ne usavano alcune abbastanza simili, ma questo incontro è servito per condividere esperienze, per programmare anche accorgimenti e idee nuove dal punto di vista gestionale, e ha avuto anche il plauso questo incontro da parte del WWF, che ha un po' valorizzato questa esperienza come esperienza di pesca sostenibile. Un altro plauso l'abbiamo ricevuto assieme ai pescatori di Viareggio, perché l'esperienza della pesca del tramaglio con la greca ha avuto un premio a fine 2018 alla conferenza mondiale della piccola pesca che si è svolta a Malta, organizzata dalla FAO. Quindi la pesca con tramagli dotati di greca è stata considerata una best practice e ha avuto il Best Practice Award da parte della FAO. Quindi ovviamente ora non per enfatizzare più di tanto questo aspetto, ma questo aspetto riguarda due cose dal mio punto di vista. Primo, di quanto sia importante ascoltare, fra virgolette, ma anche per chi fa biologia, per chi è un fishery scientist, chi fa biologia della pesca, di quanto sia importante lavorare sul campo, lavorare sul territorio, non in maniera staccata, ma in maniera sempre più vicina ai pescatori, perché chi va in mare tutti i giorni ovviamente è depositario di esperienze e anche di problematiche, ed anche dall'altra parte di aver ideato un sistema di pesca che, se ad oggi viene utilizzato per certe tipologie di pesca di nicchia, come quella della mazzancolla o per esempio come quella di altre specie, potrebbe essere un valido candidato quando invece la pesca deve essere una pesca ancora più attenta all'ambiente. E mi riferisco quando la pesca viene fatta in habitat sensibili e in particolare, oggi un po' il tema del convegno, in aree marine protette. Quindi perché non pensare anche a attrezzi più sostenibili, oltre che a limitazioni nella lunghezza delle reti e quant'altro nelle aree marine protette? Ovviamente coniugando sempre
la redditività della pesca e la valorizzazione del pescato. Quindi questo credo è un esempio. Io vi ho detto che in questo progetto abbiamo portato avanti tanti casi di studio, io non mi sto a dilungare, semmai lascio un pochino di tempo se ci sono curiosità o domande da parte del panel o anche da parte del pubblico che ci sta ascoltando. Poi credo che Alessandro Lucchetti dopo porterà altre esperienze per quanto riguarda la pesca a strascico. Quindi io per ora mi fermo e vi ringrazio. Grazie dottor Sartors, credo che questo esempio sia lampante appunto di quanto è importante il dialogo con i pescatori, anche per recuperare il loro sapere, che, di cui molte volte neanche loro conoscono veramente l'importanza e la validità. E adesso sì, ecco la parola al dottor Lucchetti e poi come nella sessione precedente ascolteremo le domande che pongono gli altri partecipanti al seminario. Grazie. Anch'io, se riesco, provo a condividere lo schermo, perché è una presentazione che magari sulle cose tecniche può aiutare. Non so se lo vedete. Sì, lo vediamo, grazie. Ok. Sì, io vi parlerò di alcune delle innovazioni tecnologiche che riguardano il mondo della pesca. In questa slide, che è famosissima, ho riassunto un po' quelli che sono le problematiche principali che chi fa tecnologia della pesca dovrebbe andare a toccare con le ricerche. L'impatto fisico degli attrezzi, che ha delle ripercussioni dirette anche sui consumi e il carburante, sulle emissioni, e poi la cattura accessoria di specie non volute, come ha Paolo, che mi ha preceduto, ha descritto per alcuni aspetti. Per altri aspetti queste catture accessorie riguardano anche specie sensibili se non protette, e gli attrezzi in alcuni casi possono determinare anche degli impatti fisici con le specie di interesse conservazionistico. E qui ho riportato, diciamo, alcune delle problematiche, alcune delle innovazioni tecnologiche che riguardano il mondo della pesca in atto negli ultimi anni. Si va da miglioramento della selettività per evitare la cattura di giovanili, all'utilizzo di dissuasori di diverso tipo per le specie protette, utilizzo di ami circolari nei palangari per ridurre anche in questo caso catture di tartarughe e squali, e poi si va verso lo strascico con lo sviluppo di soluzioni innovative per limitare la cattura di specie protette, ma anche per limitare l'impatto fisico di una rete a strascico sul fondo. Vi faccio una breve descrizione di alcune iniziative. Questa è in corso, è un progetto europeo, si chiama Life Delphi, senza molta, diciamo, inventiva, però era per richiamare direttamente la problematica. Diciamo che tutte le ricerche che facciamo sulla tecnologia della pesca partono da esigenze concrete che arrivano dal settore. Ad esempio, questo progetto mira a ridurre le interazioni tra la pesca e i mammiferi marini in generale, e in particolare i delfini. Perché? Perché non so se lo vedete da questo video, ma questa è una rete a strascico, sembra quasi incredibile, ma anche le reti a strascico possono rappresentare un pericolo per i delfini, che se vuoi giocano, se vuoi vanno a depredare pesce dalle reti, ma in qualche modo possono rimanere feriti. E la problematica principale in questo caso deriva dal fatto che i delfini sono diventati dei competitori dei pescatori, perché causano danni diretti alle reti o depredano il pesce dalle reti, e quindi determinano una perdita economica. E anche la presenza fisica di un delfino nell'area di pesca può sparpagliare i banchi di pesce, rendendo la pesca meno efficace. E allora in questo progetto andremo a testare e anzi a diffondere fra i pescatori alcune soluzioni, come i famosi dissuasori acustici o pinger di nuova generazione. Questi sono della ditta STM di Verona, e sono dei pinger interattivi, in quanto si attivano solo in presenza di un'emissione acustica di un delfino, quindi va a ridurre anche quello che è il rumore acustico in mare rispetto a tradizionali pinger. Poi andremo ad utilizzare delle nasse
e degli attrezzi alternativi. Ci siamo resi conto nel corso dei progetti che molto spesso succede che i pescatori di una zona non conoscano gli attrezzi e le nasse utilizzate in altre aree, per cui attrezzi che potrebbero essere più a più basso impatto rispetto ad altri non vengono utilizzati proprio per ignoranza. E poi andremo a testare anche dei dissuasori luminosi che avranno la funzione proprio di far vedere meglio le reti ai delfini o se non altro di dissuaderli proprio, di impaurirli. E poi faremo anche attività, diciamo, volta alla incentivare attività di pesca, attività alternative alla pesca che al momento non sono così forti in Italia, e abbiamo già fondato dei rescue team per l'intervento. Lo scopo finale è quello di cercare di certificare alcune imbarcazioni, alcune marinerie, e questo sarebbe un obiettivo del progetto, come Dolphin Safe. Un'altra attività che abbiamo fatto, ed è un progetto appena finito, alcuni lo conosceranno forse, si chiama Tarta Life, invece era volto alla conservazione della tartaruga marina, e abbiamo lavorato su palangari, strascico e reti da posta. Nei palangari abbiamo provato, la faccio un po' corta perché altrimenti... diciamo che in linea generale, secondo me, tutti questi progetti volti alla conservazione di specie protette devono avere un approccio che non deve essere, a mio avviso, un integralista ambientalista, ma deve essere molto concreto. Noi avevamo cominciato questo progetto con una percezione molto bassa da parte del pubblico rispetto all'attività dei pescatori, che erano visti come killer delle tartarughe, uccisori di tartarughe e quant'altro. E fin dall'inizio abbiamo cambiato un po' la comunicazione, dicendo che incentivando i pescatori a collaborare al progetto e identificandolo come prima è stato detto, sentinelle del mare, in questo caso pescatori che scendevano in campo per limitare appunto l'impatto della pesca sulle tartarughe. E in questo progetto effettivamente siamo riusciti a coinvolgere una marea di pescatori, quasi 1000 pescatori nelle attività concrete in mare, 500 nelle prove in mare e 700 in vari corsi di formazione. Taglio un po', ma giusto per dire che l'approccio, secondo me, quando si va a fare un'innovazione tecnologica, non è quello di dall'oggi a domani rimpiazzare gli attrezzi tradizionali ad ampio spettro e farlo in tutte le aree. No, in questo caso noi abbiamo identificato quelle che erano le aree di hotspot dove c'era effettivamente un problema, e siamo andati lì a provare queste soluzioni e a stimolare i pescatori. Per cui abbiamo utilizzato i famosi ami circolari, ormai provati in diversi progetti, perché determinano una mortalità diretta inferiore sulle tartarughe. Abbiamo provato, non so se li vedete o se parte il video, diversi tipi di TED, che sono dei turtle excluder device, sono delle griglie messe nello strascico, che hanno la funzione di deviare verso l'esterno ad esempio le tartarughe catturate, ma come vedete dal video a destra i pesci vengono invece convogliati direttamente verso il sacco, perché passano attraverso le barre della griglia. Vado molto velocemente, tra l'altro l'utilizzo di queste griglie, abbiamo visto, questa era una rete gemella, cioè una stessa barca che traina due reti. Nella rete di destra, che vedete nell'immagine, era la parte senza il TED, la parte a sinistra era quella con il TED, e vedete che c'era una netta differenza anche nella qualità della cattura, da una parte molto sporca, tra virgolette, dall'altra di qualità elevata. E non abbiamo trovato differenze nella cattura commerciale, perlomeno nelle aree in cui siamo andati noi, cioè nel nord Adriatico, dove in alcuni casi, come vedete in questa immagine, le catture sono abbastanza comuni. Abbiamo registrato anche 8 esemplari catturati in un'unica cala, per cui in alcuni periodi è una problematica molto, molto forte. Poi siamo andati a testare dei dissuasori luminosi e anche in questo caso delle nasse di nuova generazione. I dissuasori luminosi hanno funzionato benissimo in un'area dell'Adriatico in cui le catture con reti da posta, lo vedrete dal video, sono molto elevate, e in questo caso la cattura con questi dissuasori luminosi è stata addirittura azzerata del tutto. E parliamo di numeri elevati, perché in un paio di mesi estivi in cui si attua questo tipo di pesca, l'imbarcazione che seguivamo aveva catturato più di 60 tartarughe.
E poi attrezzi alternativi, in questo caso avevamo delle nasse collassabili, cioè richiudibili, ovviamente anche in questo caso l'intenzione non è quella di rimpiazzare completamente un attrezzo, ma di dare un'alternativa, perlomeno nei periodi di maggiore, in cui la problematica è più elevata, dare un'alternativa ai pescatori per utilizzare attrezzi a più basso impatto. Poi ovviamente a questo deve seguire un lavoro di formazione dei pescatori, noi ne abbiamo fatti tanti, abbiamo anche fornito ai pescatori di alcuni strumenti per limitare anche la mortalità post cattura, diciamo, molti eventi con i turisti, perché anche questa parte è molto importante, cercare di far capire al grande pubblico cosa si sta facendo e dove si sta andando, e questo forse è una delle pecche principali della ricerca moderna, questa mancanza di questo scollamento tra quello che si fa e quello che poi invece la gente percepisce. Abbiamo avuto anche presenze importanti come il Principe e così via. E poi abbiamo potenziato anche tutta una serie di centri di recupero tartarughe, ma questo per dire che il sistema integrato che abbiamo sviluppato ha condotto alla creazione di questo marchio, che è il marchio Turtle Safe, il primo mediterraneo, e i pescatori che intraprenderanno questo percorso con noi potranno accedere a questo marchio. Il passo successivo, che dico sempre, è quello di creare un link, come diceva qualcuno in una presentazione precedente, un link tra questi marchi e poi il mondo della commercializzazione, uno step che è necessario, ma che ancora, su cui ancora siamo in ritardo. L'altra cosa, ed è l'ultimo su cui mi soffermo, è la pesca a strascico e i suoi impatti. Come vedete da queste immagini, queste sono delle immagini al size scan sonar che fanno vedere l'impatto di diverse reti, queste l'avevamo fatto in Adriatico, però secondo me è importante che i pescatori capiscano qual è veramente l'impatto determinato da un'attrezzatura a traino sul fondo. Perché altrimenti, se l'idea è no, ma noi ossigeniamo il mare e contribuiamo ad accrescere le risorse, si parte da un punto di vista scorretto. E queste sono solo alcune delle reti in Adriatico, però se vedete gli impatti principali derivano, lo vedete dalla parte sopra della presentazione, dai divergenti in tre diverse fasi. Il divergente non lavora mai perfettamente in verticale come nell'immagine 3, ma in diverse fasi può addirittura, tra virgolette, sdraiarsi per terra e determinare un impatto fisico superiore. E in basso vedete addirittura l'impatto esercitato dai rapidi, una pesca attuata quasi esclusivamente in Adriatico, ma che vedete dalle nuvole di fango che sollevano determinano un impatto considerevole. Considerate che ognuno di questi attrezzi è largo 4 metri, trainati a velocità di 7-8 nodi, l'impatto è considerevole. Cosa fare? Noi abbiamo fatto dei progetti proprio per limitare l'impatto dei divergenti, non è facile, ma diciamo la strada verso cui si sta andando è questa, ovvero sia cercare di utilizzare dei divergenti idrodinamicamente più performanti, cercare di utilizzarli staccati dal fondo, come in questo schema, in modo tale che l'impatto di uno strascico sia notevolmente ridotto. Il divergente è una delle parti dell'attrezzatura che ha il maggior impatto sul fondo. Come farlo? Questi sono alcuni prototipi, alcune soluzioni anche già in utilizzo a livello commerciale, che hanno la pretesa e lo scopo di cercare di ridurre l'impatto fisico dei divergenti sul fondo, ed effettivamente è quello che abbiamo verificato. Sempre con il size scan sonar, cerco di spiegarvi brevemente l'immagine a destra, in alto vedete un divergente tradizionale che effettivamente non si comporta in maniera regolare, ma tutti quei trattini che vedete è perché il divergente sul fondo si muove e quindi determina un impatto. L'optimum è invece il divergente che vedete nella parte più in basso, dove si vede semplicemente l'ombra, senza alcuna nuvola di fango e quant'altro. E questo è uno dei divergenti di cui vi parlavo prima, che opera staccato dal fondo, e ovviamente questo si ripercuote anche sui consumi di carburante molto, molto più ridotti rispetto al tradizionale. E con questo spero di avervi dato una breve overview, diciamo, delle ultime soluzioni tecniche sperimentate.
Grazie Alessandro. Se Angelo è d'accordo, abbiamo non più di 3 minuti per le domande, perché alle 16.55 dobbiamo passare la linea al nuovo chairman Massimo Bellavista per la sessione riguardante l'innovazione sostenibile applicata a più realtà a confronto, dove arriveranno altri panelist. Ci sono già per chi ci ascolta anche da Facebook, e quindi abbiamo la possibilità di avere 2 domande e poi a risposta molto rapida. Grazie, e grazie a Alessandro Lucchetti, veramente interessantissima. Grazie. Non so se ci sono delle domande. No, perché altrimenti al dottor Lucchetti, ecco, gliela porrei io. Molto, naturalmente riguarda gli attrezzi della pesca a strascico, ma partendo da una considerazione, è la pesca, stiamo vedendo in questi giorni, anche dopo il fermo, soprattutto qui nel Basso Adriatico, poi non si è avuto un po' quella ripresa della risorsa così come si aspettava. Quindi il tema di ridurre l'impatto di aumentare, o meglio, la sostenibilità degli attrezzi da traino dello strascico in modo particolare è fondamentale. Ecco, con un flash ha accennato appunto al danno dello strascico, degli attrezzi a strascico sul fondo marino. Se vuoi approfondire proprio con 2 parole quale secondo te l'aspetto più dannoso, ecco, mettiamo più da evitare oggi in maniera prioritaria. Un po' complicato da riassumere in un minuto, però è ovvio che lo strascico, come tutti gli attrezzi al traino, ha un impatto. Abbiamo diverse tipologie di reti di attrezzi al traino in Italia che hanno un impatto sul fondo. È ovvio che in alcuni casi possiamo avere delle alternative. La specie bersaglio del rapido è la sogliola, e la sogliola viene pescata in maniera intensa anche con le reti ad imbrocco, e addirittura in alcuni periodi catturare troppe sogliole conduce a un crollo dei prezzi della sogliola e rende di fatto l'attività di pesca poco redditizia. È ovvio che è un discorso complicato, e non sono certo io l'integralista che dirà bisogna abolire lo strascico, perché mi sembra un discorso un po' utopistico, e come bisogna evitare l'utilizzo delle macchine perché inquinano. Al momento non ci sono alternative concrete, anche le draghe idrauliche hanno un impatto, ma sostengono un settore e un'economia che è estremamente importante, e al momento non ci sono alternative a quell'attrezzo. È ovvio che per questo, come per tutte le altre attività, va impostato un reference point, cioè un limite oltre il quale l'attività di pesca deve essere considerata insostenibile per gli impatti che esercita. Poi è ovvio che quando si parla di impatti non è il semplice impatto fisico, ma poi l'impatto fisico si ripercuote in un impatto di tipo ecologico, e le ricerche che facciamo noi in unione con il CIBM, lavoriamo insieme da decenni, sono tutte volte proprio a cercare di ridurre questi impatti. Però il discorso è complicato, e piano piano con le innovazioni tecnologiche stiamo arrivando a una riduzione delle catture accessorie, degli impatti e quant'altro. Però da qui al dire rimpiazziamo questi attrezzi a strascico con altri, il discorso è lungo, insomma. Bene, grazie al dottor Lucchetti. Naturalmente sono tutti argomenti sui quali continueremo a lavorare, ad avere il confronto, soprattutto con il mondo della ricerca, perché voglio dire, qui il tema è molto semplice: o si aumenta la sostenibilità, o riusciamo a portare a un livello più alto la soglia di sostenibilità delle nostre attività di pesca. Ma non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dicono gli stessi pescatori, perché incominciano ad essere realmente preoccupati, diciamo, di questo
dell'andamento di questo equilibrio. Io ringrazio tutti i partecipanti, è stato sicuramente un contributo importante, sicuramente non si ferma qui perché sia come Lega Coop ma anche come Alleanza delle Cooperative, sapete bene come abbiamo sempre un dialogo costante, devo dire anche molto proficuo con il mondo della ricerca. Del resto è uno dei nostri ruoli più importanti, quelli come associazioni di rappresentanza, quello di mantenere vivo questo dialogo tra mondo professionale, tra mondo della professionale della pesca, mondo della ricerca, perché è tutto il sistema che deve evolvere verso degli equilibri più avanzati sul punto di vista della sostenibilità. Grazie a tutti. Grazie ad Angelo Petruzzella, alla sua ottima conduzione come chairman. Io do il passaggio velocissimo, devo dire che ringrazio anche tutti, ovviamente i relatori, non solo per le straordinarie parole, presentazioni, lo scambio, la difficoltà che c'è stata in tutta questa operazione che è stata fatta, ma anche per aver rispettato i tempi. Massimo Bellavista, come ho detto prima, membro del Comitato Europeo del Dialogo Sociale Settoriale Pesca Marittima, responsabile formazione, salute e sicurezza dei lavoratori della pesca per la Coppa Agroalimentare Dipartimento Pesca. Ti cedo la testimone di chairman e credo mi taccio e buon lavoro per la grazie, seconda presidente, sessione. Grazie. Io ammetto con non poche difficoltà che non sono un gran amante dei webinar tecnologici. Purtroppo sono un romagnolo puro sangue e quindi di conseguenza per me l'empatia che si può trasmettere nel guardare negli occhi le persone con cui si dialoga è di fondamentale importanza. Diciamo però che in questi mesi di emergenza ci siamo tutti un po' così allenati su questa nuova modalità di lavoro, così anch'io, molto preoccupato delle connessioni web che ho visto che oggi, almeno le mie, fanno un po' di capricci e quindi ho cercato di cambiare postazioni per cercare la connessione migliore e non avere problemi durante la mia sessione di lavoro. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, io vorrei innanzitutto ringraziare i cooperatori che sono presenti a questo webinar, a questa conferenza digitale organizzata dal Dipartimento Pesca di Lega Coop Agroalimentare e da Chimica Verde Bionet. È una bella iniziativa, penso che ci sono diversi spunti interessanti sui quali costruire delle cose insieme. Mi fa molto piacere essere chairman di questa sessione sull'innovazione. Io seguo per conto dell'alleanza, del coordinamento pesca, dell'alleanza delle cooperative italiane, alcuni tavoli di lavoro a Bruxelles, in primis il comitato del dialogo sociale che seguo da decenni ormai e che si occupa di politiche sociali, occupazione, formazione, sicurezza e tutto quello che riguarda il lavoro nel mondo della pesca e dell'acquacoltura. E di recente invece seguo anche un altro gruppo che è il MAC, il consiglio consultivo che si occupa dei mercati, quindi legati agli aspetti commerciali e delle dinamiche appunto di sviluppo delle attività commerciali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. A questo aggiungiamo, giusto per completare, anche alcune attività di riferenza per Lega Coop Agroalimentari per quanto concerne appunto la formazione e la sicurezza dei lavoratori imbarcati, un tema che mi sta molto a cuore. Che necessita di un grande sostegno, che c'è un grande bisogno appunto legato all'apprendimento, allo sviluppo di competenze, delle conoscenze, ma soprattutto alla salute e alla sicurezza del lavoro che si svolge in mezzo al mare. E prima di appunto presentare i relatori di questa parte legata appunto all'innovazione, giusto qualche dato che ancora oggi non era stato presentato per inquadrare appunto questo settore. Innanzitutto dobbiamo dire che negli anni 80 le imbarcazioni da pesca erano circa 20.000 e portavano a terra 400.000 tonnellate all'anno di prodotti freschi. Oggi si sbarca meno della metà rispetto a 30 anni fa.
i pescatori italiani oggi sono circa 25.000, 10 anni fa erano 30.000, pari al 16% appunto in meno rispetto al numero di 10 anni fa, e 20 anni fa erano 47.000, quindi è quasi dimezzata la forza lavoro nel settore, mentre quelli che operano a terra sono circa 100.000, con un totale complessivo di 125.000 lavoratori, escluso l'indotto del settore. Le barche da pesca, che sono una parte molto importante del settore peschiero, dobbiamo ammettere che abbiamo un'età media che si attesta attorno ai 31 anni, quindi è difficile pensare a delle barche da pesca con dei sistemi innovativi. Magari le tecnologie sì, vengono installate a bordo, ma dei sistemi di pesca che generano innovazione diventa un po' difficile. Dall'altra parte però abbiamo un altro settore molto particolare, che è quello dell'acquacultura. In Italia abbiamo 814 impianti che producono circa 140.000 tonnellate all'anno di prodotti freschi, oltre 7.000 addetti che contribuiscono al 40% della produzione ittica nazionale e il 30% circa della domanda di prodotti freschi, di prodotti ittici freschi. In Europa l'Italia si attesta in merito all'acquacultura al 13% del volume delle produzioni, il 10% del valore della produzione, e l'acquacultura in Italia comprende diverse specie, quindi non abbiamo una monospecie di attività acquicole. Sono 30 specie di pesci che vengono allevati tra molluschi e crostacei. Il 97% della produzione nazionale si basa su 5 specie principali, come la trota, la spigola, l'orata, i molluschi, appunto i mitili e le vongole veraci. E l'Italia, rispetto alle vongole veraci, è il principale paese produttore dell'Unione Europea, con un 94,2%, quindi un dato molto molto interessante. Degli oltre 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci e il 49% circa quello dei molluschi. Il restante 2% riguarda i crostacei o allevamenti misti. Quindi abbiamo una componente dell'acquacultura molto importante che ci può ben posizionare rispetto al tema dell'innovazione. E sicuramente l'innovazione che possiamo maggiormente, come dire, vedere è orientata principalmente all'acquacultura, non perché la pesca sia restia rispetto all'innovazione, ma perché ovviamente il mondo dell'allevamento, il mondo dell'acquacultura è maggiormente facilitato ai processi di sviluppo innovativo. Io non sto a farla tanto lunga, vedo che appunto i partecipanti che sono presenti a questi webinar, che sappiamo, voglio dire, dopo un po' possono risultare noiosi, però vi chiedo un attimo di pazienza, abbiamo ancora un poco di tempo da passare insieme per presentarvi delle innovazioni appunto realizzate in Italia in diversi territori. I nostri relatori sono diversi, alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria, alcuni legati al mondo della ricerca e dell'innovazione, mangimistica piuttosto che packaging, eccetera, e la prima persona che incontriamo è Andrea Fabris, direttore dell'Associazione Piscicoltori Italiana, l'API sostanzialmente. L'API è stata costituita nel 1964, quindi è un'associazione direi storica, è un'associazione che si occupa di tutela, sviluppo e consolidamento di tutte le attività che riguardano l'allevamento ittico, sia nelle acque interne, sia nelle acque marine o salmastre. Quindi tra gli scopi appunto sociali vi è il sostegno e la promozione di tutti quegli interventi che in campo economico, scientifico, tecnico, assicurativo e professionale, nonché sindacale, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi statutari dell'associazione API. Andrea, sei con noi? Sì, buonasera, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Eccoci qua. Eccoti, Andrea è il direttore dell'API dal 2016, medico veterinario esperto in acquacultura che si occupa appunto di ittiopatologia e
dell'allevamento appunto dei pesci e dei molluschi. Collabora con l'API dal 2001, dimmi se sto sbagliando qualcosa, cerco tutto di aver studiato tutto bene. Tutto preciso, Ferro. Svolge attività di consulenza veterinaria, assistenza tecnica, occupandosi appunto di tutte le tematiche che riguardano gli aspetti sanitari, la mangimistica, aspetti gestionali, certificazioni di qualità dei prodotti, partecipi anche a diversi tavoli europei, se non erro sei chairman del Fish Health Commission della Federazione Europea dei Prodotti dei Produttori dell'Acquacultura. E io niente, avrei preparato un paio di domande appunto da porgerti, poi se tu hai delle slide da presentare le puoi, puoi condividere lo schermo se la regia ce lo consente e puoi procedere appunto con una tua presentazione. Io ho due domande che mi sono preparato, ho cercato di studiare per bene per conoscere ognuno dei relatori che appunto partecipano alla mia sessione e la prima domanda che ti pongo è ovviamente legata all'acquacultura, non potevamo parlare di altro. L'acquacultura, come sappiamo tutti, è uno dei settori legati al mare che più sta crescendo negli ultimi anni nel mondo, è considerato un settore strategico della blue economy. Gli ultimi dati, in particolare nel 2016, si è rilevato un aumento della produzione del 271% rispetto agli anni precedenti. È un numero importante perché vuol dire che praticamente la sua produzione si è estesa in maniera incredibile. Possiamo proprio parlare di acquacultura sostenibile? Sì, allora provo anch'io a mettere, vediamo se le riesco a mettere, non so se le vedete. Regia, aiutateci per favore. Vedete le mie diapositive? Ancora no, ma sono tutti i panel adesso sono abilitati, quindi dovremmo riuscire a farlo, se no credo che la regia lo possa mandare se Andrea l'aveva mandati prima, come penso. Sì, 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 avevo mandati prima, forse è meglio che facciamo così. Chiedo a Francesca e a Sergio di verificare, di provare a mandarle loro. Se vuoi Andrea intanto iniziare a parlare, spero che arrivino sì, subito. Sì, certamente. Grazie. Mi sembra di vederlo sul video a me, dopo non sono sicuro. Poi, eccoci. Bene, comincio a rispondere alla domanda, non so se si vedono le diapositive o meno. Cosa vuol dire intanto acquacultura sostenibile? Certamente i dati che ha detto Massimo sono dati importanti sicuramente. Lo sviluppo a livello mondiale dell'acquacultura è importante. In Italia siamo in una fase un po' di stagnazione, in Italia e in Europa, intesa come Unione Europea, ma questo per vincoli non tanto legati alla volontà dei produttori, non tanto legati anche alla mancanza di innovazione tecnologica, ma quanto più forse legati ad aspetti di tipo burocratico, di tipo, diciamo, di necessità di semplificazione e quant'altro. Ecco, la sostenibilità. È corretto, l'acquacultura per crescere deve essere sostenibile, deve crescere in modo sostenibile. Io ritengo, noi come associazione riteniamo che l'acquacultura europea e quella italiana siano sostenibili, ma come dobbiamo declinare la parola sostenibilità? La dobbiamo declinare in più ambiti. Solitamente quando parliamo di sostenibilità tendenzialmente pensiamo alla sostenibilità ambientale, ma non c'è solo quella, c'è anche la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica, e in questo periodo di post-Covid o intra-Covid, chiamiamolo come vogliamo, questo è un aspetto molto importante. E un aspetto sempre più importante è anche una sostenibilità nutrizionale. Il pesce, il prodotto ittico, è molto importante per la salute dell'uomo, perché apporta certi tipi di proteine, certi tipi di micronutrienti, acidi grassi omega 3 e quant'altro, per cui c'è una molta attenzione in questo. Fare sostenibilità diciamo che porta anche a pensare ad aspetti diversi, ci porta a dover portare ad aspetti diversi. Siamo sulla seconda diapositiva, adesso vedo che c'è lo screen. Ecco, sostenibilità vuol dire fare anche salute, mantenere salute e benessere animale e assicurare qualità e sicurezza alimentare.
Essere sostenibili significa informare correttamente il consumatore. Ci sono delle norme che lo richiedono, dando identificazione della rintracciabilità e fornendo corrette informazioni attraverso l'etichetta o informazioni nutrizionali. La rintracciabilità in acquacoltura poi è qualcosa di molto importante. Noi conosciamo il percorso della vita del pesce dall'uovo fino al piatto del consumatore, perché noi seguiamo anche attraverso i controlli sistematici tutta la vita del pesce o del mollusco che alleviamo. E per essere sostenibili e nell'ottica di questa sostenibilità, quindi cerchiamo di finire di rispondere a questa richiesta, dobbiamo rispondere sempre più a nuove esigenze anche di economia circolare, quindi l'acquacoltura si inserisce nell'economia circolare e poi ho visto che dai relatori sicuramente parleranno con riutilizzo di certe sostanze, di materie prime nell'alimentazione, con l'utilizzo di particolari attività, ma anche rispondere a quelli che sono le esigenze determinate da un cambiamento climatico. Soprattutto chi alleva pesci in acqua dolce si sta rendendo conto che è cambiato completamente il tipo di apporto idrico, le temperature, rispetto all'inizio, agli anni 60, quando è stata formata l'associazione, e alle politiche dell'Unione Europea. Ormai sono entrate nella nostra, diciamo, nel sound delle nostre attività, Green Deal, Farm to Fork, Biodiversity, ormai si parla quasi solo di questo. E quindi anche qui regole da seguire per arrivare a un'attività sostenibile. Io adesso, come giustamente ha detto lo chairman, la nostra acquacoltura è molto varia. In Italia non facciamo una monocultura come potrebbe essere il salmone in Norvegia, per capirci, per fare un esempio. E quindi diversi sistemi di, diciamo, di innovazione tecnologica vanno a entrare in modo diverso nelle diverse tipologie di impianti. Come giustamente dicevi, noi alleviamo pesci, io mi occupo prevalentemente di piscicoltura, pesci in acqua dolce, pesci in ambienti salmastri, estensivi, le lagune, pesci in aree umide d'acqua dolce e pesci in mare, offshore. Quindi abbiamo tante specie diverse, con anche orientamenti fisiologici diversi. Abbiamo degli erbivori puri, delle specie come i salmonidi che sono carnivore. Quindi abbiamo anche tutta una serie di adattamenti e anche di tipologie tecniche. Quindi io vi faccio più che altro una sorta di elenco di alcuni esempi attuali di innovazione tecnologica che ben si applicano all'acquacultura per renderla sempre più sostenibile. Ecco, uno degli aspetti più importanti è che quello di dell'IMTA, dell'Integrated Multitrophic Aquaculture, è un esempio importante: integrare diversi sistemi di acquacultura, pesci, molluschi e ovviamente eventualmente integrarli anche con sistemi di produzione energetica. Ci sono già diversi progetti in cui a dei recinti, gabbie offshore di pesce, vengono allineati esternamente dei filari di mitili e poi nelle strutture di sostegno vengono inseriti appunto degli impianti di produzione eolica. L'efficientamento energetico è molto importante perché l'acquacultura sicuramente ha un certo impatto di sottrazione energetica, per cui accoppiare l'attività utilizzando appunto l'eolico, che è già un esempio, ma nell'acqua dolce un esempio molto importante è accoppiare la presenza di salti di dislivelli importanti con degli impianti microidroelettrici. In altri casi la fitodepurazione che si può fare sui reflui provenienti dall'impianto produce masse vegetali che poi porteranno alla produzione di biomasse per l'utilizzo di energia elettrica. Questi sono alcuni esempi. Ovviamente l'alimentazione, so poi che parlerà l'amico Umberto, dei pesci si adatta bene a quella che è l'economia circolare, con l'utilizzo dei sottoprodotti, nuove materie prime, e quindi creare nell'acquacultura un riutilizzo di materie prime che sono sottoutilizzate per il consumo umano, sicuramente, anche cercando nuove materie prime, nuove tecnologie per l'alimentazione. Tecnologie per il ricircolo o il riutilizzo della risorsa idrica, anche questo è importante. Noi diciamo che l'acquacultura non consuma acqua, ma soltanto la prende in prestito e poi la restituisce. È chiaro che comunque una certa azione sull'acqua viene fatta, quindi utilizzare sistemi che facilitano il ricircolo, il riutilizzo o eventualmente determinano la sottrazione di nutrienti prodotti in eccesso, prodotti dall'acquacultura, come sistemi di acquaponica e idroponica, sono sicuramente innovazioni tecnologiche e in questi casi ci sono molti progetti legati a questo tipo di innovazione tecnologica. Se posso chiedere la prossima.
Ecco, poi ovviamente si tratta di lavorare su piccoli interventi nei vari impianti, o piccoli o grandi interventi nei vari impianti, e questo possono andare dall'ottimizzazione delle tecnologie di allevamento con nuove forme di impianti offshore sommergibili che possono essere posizionati anche lontano dalla linea di costa, quindi creano anche meno conflittualità con i vari fruitori della costa e del mare, perché sappiamo che anche questo è un problema, no? Della sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, quindi tutte queste conflittualità che vanno risolte proprio in ottica di sostenibilità. Tecnologie subacquee, automazione robotica, sempre molto importante. Prima giustamente ho sentito parlare di sicurezza dei lavoratori. Ecco, a lavorare a diversi metri sotto il livello del mare, utilizzando in certi casi strumenti di robotica, sensoristica, che permettono di ottimizzare l'allevamento, ma senza creare situazioni di difficoltà per quanto riguarda gli operatori, sono molto importanti. Nuovi materiali o recupero di materiali e strutture, un esempio, ci sono alcuni esempi a livello mondiale di recupero di piattaforme estrattive offshore abbandonate, che vengono utilizzate come base o come struttura di base per fare attività di acquacoltura, ma anche recupero di materiali per fare piccoli strumenti o quant'altro. E poi tutta la parte della information technology, quindi modelli informatici nella gestione diciamo piccola dell'impianto, carrying capacity e fenomeni meteo marini. Questi alcuni esempi di innovazione tecnologica. Ecco, poi ci sarebbe una seconda parte, che è quella legata al consumatore. Io vado avanti dicendo che abbiamo necessità poi di far conoscere e di dare fare altre azioni, soprattutto per quanto riguarda la promozione dei prodotti ittici Made in Italy. E qui la lezione dell'emergenza della pandemia da Covid è stata molto importante. Abbiamo visto nel nostro settore, quantomeno nell'acquacoltura, un cambiamento notevole di quello che è lo stile di consumo. La gente che andava nei supermercati preferiva prodotti confezionati, preferiva prodotti di un certo tipo. Il Made in Italy era diventato un fatto preferenziale. Solitamente nei nostri sondaggi abbiamo sempre visto che c'è molta attenzione da parte del consumatore italiano dell'origine del prodotto, dell'origine italiana del prodotto, ma in questo periodo la cosa si è acuita ancora di più. Quindi valorizzare i nostri prodotti, utilizzando quelle che sono le peculiarità che ho giusto tratteggiato, tracciabilità, come dicevamo, trasparenza, perché possiamo guardare, vedere come si fa il pesce, trasformazione, perché in molti casi la trasformazione del prodotto ittico d'acquacoltura viene fatta in azienda o in un stabilimento annesso, quindi con una filiera corta, e poi utilizzare queste nuove tecnologie, questi codici QR, blockchain, per dare visibilità al consumatore, per fargli capire quello che si fa in azienda. Ottimo. E molta attenzione deve essere fatta alla corretta informazione. Dicevo, il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati che riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lo prevede, e lo vediamo spesso applicato al supermercato. Quello che non vediamo è nel ristorante, nel catering. Tante volte ci manca l'informazione relativa all'origine del prodotto ittico. Esatto. Come io ho la bottiglia di vino, che so che è bottiglia di vino che proviene dal DOC XY, o l'olio che proviene dalla Puglia, vorrei sapere anche se la mia spigola viene da Orbetello, da Trieste o dalla Grecia, o l'altra otta viene allevata in Trentino, in Friuli, o piuttosto che in Turchia. Questo, Andrea, sarebbe molto importante. Andrea, proprio questo, oggi ti faccio una cosa. Scusate. Non sentiamo. Vengo ammutolito mentre parlo. Spero che mi sentite adesso. Sì. Sì, bene. E oggi mia madre per la prima volta mi ha fatto una confidenza: il suo pesce preferito è la spigola. mi ha detto guarda, la spigola è il mio pesce preferito, non me l'aveva mai detto. E io ci sono rimasto, gli ho detto va bene, ha preparato a pranzo la spigola, gli ho chiesto, ma hai chiesto alla pescheria dove lei si rivolge di solito
la provenienza, perché sai, e mi ha detto sì, c'hanno 3-4 tipi di spigole. Dico sì, immagino che abbiano 3-4 tipi di spigole, ma una spigola turca piuttosto che una spigola greca o una spigola di Orbetello hanno le sue differenze rispetto a come vengono prodotte, eccetera. A me ha fatto riflettere molto questa cosa, perché voglio dire, dopo tanti anni che lavoro in questo settore, sentire da mia mamma una roba del genere mi ha un po' sbalordito. Io però torno a quello che tu hai accennato sui ristoranti, no? La concorrenza è molto agguerrita. Io vado al ristorante, apro il menù, vedo una spigola alla griglia, non c'è scritto la provenienza, c'è scritto solo che può essere congelata in caso i mercati non consentono l'approvvigionamento. Allora io mi chiedo, perché è una battaglia che da anni porto avanti anche a Bruxelles, ma vedo che sbatto sempre contro i muri, cosa possono fare le associazioni come API, ma anche come AMA o anche Coldiretti, per rafforzare e sviluppare maggiormente l'informazione al cliente che consuma i prodotti di acquacoltura fuori casa? Perché quando vado al ristorante e vedo una spigola al sale a 25 euro, io mi aspetto quantomeno che abbia un livello qualitativo elevato, e non che sia una spigola che il ristorante ha pagato 3 euro al chilo, altrimenti mi sembra proprio un imbroglio, una sofisticazione alimentare. Adesso non scusate, però voglio dire, è una battaglia che secondo me è molto importante. Noi dobbiamo riuscire, come rappresentanti delle associazioni dei produttori e degli allevatori, a fare in modo che la tracciabilità arrivi fino al menù. Cioè noi dobbiamo sapere se quella orata o quel branzino arriva da paesi extraeuropei o il livello qualitativo, altrimenti non è corretto il prezzo con cui pago quell'orata. Cosa ne pensi tu? Guarda, sono completamente d'accordo ed è una delle azioni che stiamo più... su cui stiamo dando più forza, ci stiamo attivando moltissimo. Bisogna partire da tanti livelli. Il livello più alto è quello un po' a livello di agire sulla politica. Tu giustamente citavi prima che fai parte del MAC, noi come associazione e anche AMA facciamo parte del AACI, Aquaculture Advisory Council, e anche attraverso questa finestra che abbiamo stiamo premendo fortemente per l'etichettatura a livello di ristorazione, di Horeca, diciamo. E poi bisogna lavorare a livello capillare. Sicuramente riteniamo che anche dal punto di vista della promozione, qualora ci siano dei finanziamenti da parte anche della pubblica amministrazione, molta parte debba essere utilizzata per la promozione del prodotto italiano e per anche a livello appunto di ristoranti. Noi ci stiamo lavorando anche a livello di riviste femminili, di cucina, proprio per cercare di far conoscere alla gente questa esigenza, perché pensiamo, sì, da un lato bisogna agire a livello alto, a livello politico, ma dall'altro lato bisogna agire dalla base, per cui informando il consumatore con azioni capillari, magari di portata limitata, però capillari, questo diventa importante. E facendo anche questi vari show cooking, queste cose nelle fiere, continuare a premere questo. Abbiamo fatto un'indagine che abbiamo presentato l'anno scorso, a febbraio, ad Acquafarm, che è orientata su questo, dove è emersa la necessità da parte dell'operatore, dell'operatore anche commerciale, cioè del ristoratore, di conoscere meglio il prodotto e del consumatore di sapere che origine ha quando va a mangiare il pesce in ristorante. Sicuramente questo è importante e sicuramente, come dico, anche con l'esperienza Covid dovremmo utilizzare un po' meglio questi tipi di informazione. Grazie Andrea, ti ringrazio per il tuo intervento e la tua partecipazione. Scusami se corro un po', ma anche se non ho i capelli me li stanno tirando, anche virtualmente. E ti chiedo solo di rimanere a disposizione se qualcuno degli ospiti presenti appunto al webinar vuole fare delle domande ad Andrea Fabris, appunto dell'associazione dell'API, appunto siamo qua a disposizione, scrivetele nella chat che poi gliele sottoponiamo. Grazie Andrea, ti chiedo solo di rimanere grazie un po' a voi. Disposizione. Io passerei al prossimo intervento di Eraldo Rambaldi dell'associazione AMA. Eraldo, ci sei? Buonasera, ci sono. Direttore dell'Associazione Mediterranea degli Acquacoltori, AMA appunto, costituita nel 2002 con gli scopi appunto, con l'obiettivo di promuovere la rappresentanza, l'assistenza, lo sviluppo e il coordinamento delle imprese associate per
valorizzare e tutelare le attività lungo tutta la filiera produttiva dell'acquacultura, in particolare la molluschicoltura, perché se conosco bene appunto AMA si concentra principalmente sulla molluschicoltura. L'associazione realizza anche studi e ricerche sul territorio, promuove dei marketing, dei marchi di prodotto, sviluppa attività di marketing a favore delle imprese. Eraldo è un biologo esperto di pesca e acquacultura, ha svolto diverse attività anche di ricerca per Unimar e per conto del MIPAF. E niente, ci racconti di un progetto innovativo che in realtà, diciamolo, voglio dire, dovevamo presentarlo a Silogy, che è una fiera sulle blue economy che doveva svolgersi a marzo 2020, poi la pandemia ci ha stravolto la vita, penso a tutti, e io ero molto curioso di questo progetto e dico: porca miseria, non sono riuscito a captare il progetto di AMA rispetto alla molluschicoltura. Quindi adesso hai questa occasione di presentarci questo progetto. So che hai delle slide, se vuoi condividere lo schermo. Io però mi sono preparato due domande che non riguardano il tuo progetto, perché non lo conoscevo, Eraldo. Ho preparato due domande diverse, poi se avrò delle curiosità sul tuo progetto ti romperò le scatole anche su questo. Prego, a te la parola. Quindi posso andare con la presentazione di questo progetto? Sì, ti chiedo solo di essere molto sintetico, perché fra un po'... Guarda, io mi sono tenuto alle indicazioni che ha mandato Sofia, e quindi ho quattro slide. Bravo. Non di più. Quindi cercherò di essere molto concreto. Devo dire che questa esigenza nel presentare questo progetto è nato proprio da un incontro che abbiamo avuto col mondo della produzione, col mondo della ricerca, con il mondo della tecnologia. Non vi nascondiamo che da un po' di anni che i nostri mitricoltori non riescono più a capire alcune situazioni che si creano a mare. Cioè, i cambiamenti climatici stanno sicuramente cambiando anche le tecnologie di allevamento e anche le performance di allevamento. Pertanto hanno chiesto un supporto e un aiuto a noi come associazione, e pertanto noi, sulla base di una serie di incontri, abbiamo cercato di coniugare quella che era le esigenze dei nostri operatori con le conoscenze che ci sono a livello ambientale nella fascia costiera di interesse per l'allevamento dei molluschi, in questo caso parliamo di mitili, e abbiamo anche lavorato con imprese che lavorano sui sistemi di gestione degli impianti. Io qui ho riassunto, quindi noi abbiamo avuto contatti con l'Università Ca' Foscari, una spin-off della Blue Farm, che ha elaborato dei modelli di crescita dei mitili in funzione delle condizioni ambientali. Abbiamo contattato una società che lavora sui dati satellitari, perché ormai ci sono una quantità di dati disponibili da satellite sul mare che possono essere utili per conoscere il performance e il crescimento dei molluschi. E abbiamo poi utilizzato dei software di gestione per la gestione degli impianti, tutto per ottimizzare la pratica della mitilicoltura. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto delle imprese campioni, 23 imprese, associata ad AMA, come vedete sono distribuite Alto Adriatico, Medio, Basso Adriatico, Tirreno e anche nelle isole, Sicilia e Sardegna. Abbiamo formato queste 23 imprese, abbiamo dato manuali per gestire software, abbiamo dato delle indicazioni e siamo partiti con questa sperimentazione che si è avviata a ottobre dell'anno scorso. Si sta concludendo, si conclude a settembre, e purtroppo diciamo il Covid ha un pochettino messo il bastone fra le ruote, perché poi a un certo punto si sono creati dei grossissimi problemi per le imprese, soprattutto per la molluschicoltura, perché come voi sapete le imprese lavorano molto nel settore dell'oreca, e quindi siccome l'oreca si è fermato, cioè la ristorazione, gli hotel, il catering, il settore ha subito un grosso danno in questo e si sta riprendendo lentamente adesso. Comunque, cosa è successo? Praticamente abbiamo cercato da una parte di dare una gestione, di ottimizzare la gestione degli impianti attraverso dei software che danno informazioni. Quello che vedete a destra è un impianto tipo che veniva programmato, georeferenziato all'interno dell'impianto pilota.
Abbiamo poi lavorato con queste strutture che elaborano i dati satellitari attraverso quella che è la rete Copernicus. Io ho qui un piccolo video che vi spiega come dei satelliti Sentinel-2 lavorano in continuazione su tutto il, il globo terrestre per reperire una serie di dati che ciclicamente ogni 5 giorni si ripetono. Quindi tutte queste serie di informazioni che sono sulla temperatura, sull'ossigeno, sulla clorofilla, consentono poi di mettere dei modelli di accrescimento. Quindi queste informazioni, da una parte di gestione e da una parte di rapporti con quelli che sono i parametri ambientali, ha consentito per singolo impianto, quindi per singolo impianto georeferenziato, venivano fornite una serie di indicazioni e di alert e di parametri in cui si diceva se le condizioni erano ottimali o meno, se le performance di accrescimento erano buone oppure erano a rischio. Si faceva il confronto anche con le annualità precedenti e quindi si forniva uno strumento alle nostre strutture per una gestione attenta dell'impianto e dei prodotti. Alla fine questa è una sintesi che vi spiega come in un impianto, per esempio, e questa è una prova fatta in un impianto dell'Adriatico, dove io ho del prodotto che è pronto per la vendita, c'ho una serie di parametri di accrescimento, ma c'ho soprattutto quello che è un andamento di previsione basato sui modelli, sulla serie storica dei dati, che mi dice, guardate che nelle prossime settimane andiamo incontro a una caduta della clorofilla, il che non è buono, che vuol dire che c'è meno fitoplancton, andiamo incontro a aumenti di temperature, noi formiamo uno strumento al viticoltore per dire bene, è il momento che io vendo il prodotto adesso, che è pieno e sano, e non aspetto magari un mese ma per farlo crescere un po' di più, perché poi mi trovo in condizioni avverse. Viceversa, se io devo pianificare, per esempio, un rincalzo o una semina, posso avere delle indicazioni per vedere qual è il momento migliore e quindi a questo punto pianificare meglio le attività. Questo vuol dire quindi una migliore pianificazione, una migliore conoscenza dei parametri ambientali della zona in prospettiva e quindi vuol dire ridurre i costi, vendere al meglio, no? E soprattutto mettere in atto pratiche più sostenibili. A ottobre finiamo. Questi software, questi diciamo supporti, sono stati tra l'altro aggiornati e modificati con degli alert sulla base di indicazioni delle nostre strutture, e diventa secondo noi uno strumento nuovo, estremamente nuovo, tant'è vero che non nascondiamo che molti operatori hanno avuto difficoltà, ma chi è riuscito a inserirsi in queste diciamo pianificazioni, in questi elementi, veramente ha degli strumenti di conoscenza e di pianificazione e programmazione dell'attività che sono sicuramente innovativi e sicuramente meritano di essere sviluppati, anche perché siamo partiti con i mitili, vorremmo partire adesso con le ostriche, perché ogni specie ha i suoi modelli di accrescimento e quindi vanno studiati, per arrivare poi anche alle vongole, dove lì il discorso è un po' diverso perché si lavora in ambienti lagunari. Questa in sintesi è l'esperienza che noi abbiamo fatto sulla base proprio di indicazioni avute dagli operatori e su quelle che erano le tecnologie a disposizione in questo momento. Molto molto interessante, direi. Avete realizzato delle attività di divulgazione, di diffusione verso i vostri soci o verso l'esterno? Perché mi sembra davvero una cosa interessante. Premesso che c'è stato un grosso lavoro di formazione, quindi le ditte hanno manuali, anche perché ho dimenticato di dire, ognuno aveva un tablet a disposizione, poteva inserire i dati sull'imbarcazione e quindi avere i dati in tempo reale di quello che era lo stato, perché poi anche questa, diciamo, Mitilab, questo software di gestione, consente appunto di dare tutta una serie di indicazioni che normalmente il meteorologo c'era sulla carta, no? Qui certo. Invece ce l'hai sul tablet, che ti dà degli alert, cioè ti dice guarda che quel settore è pronto, guarda che quel settore, oppure ti dà le taglie, ti dà una serie di pianificazioni anche per movimentare e lavorare il prodotto. E quindi
stiamo lavorando, abbiamo lavorato, abbiamo fatto due incontri mirati, ne dovevamo fare uno proprio nell'ambito della Filogi. A ottobre ci incontreremo per tirare le conclusioni e poi molti di questi andranno avanti con le loro esperienze e pianificazioni. Beh, se volete posticiparlo a novembre, visto che ufficialmente Silogi Digital Preview sarà previsto il 19, 20, 21, 22 novembre. A novembre sicuramente porteremo dei risultati e delle diciamo, molto interessante, peraltro per un allevatore, un mitilicoltore, sapere se vendere oggi piuttosto che la settimana prossima fra 10 giorni mi sembra veramente una cosa molto interessante. Eraldo, ti faccio due domande che forse c'entrano poco col progetto, ma hanno a che fare con la mitilicoltura. La prima domanda che ti faccio è, ho visto che l'Eumofa, per chi non lo conosce, l'Osservatorio Europeo del Mercato dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura, ha pubblicato diversi mesi fa, forse un anno fa, uno studio sulla cozza fresca nell'Unione Europea, con uno focus specifico su 3 paesi, Italia, Danimarca e Germania. Ci sono dei dati interessanti sullo scambio tra questi paesi, sul commercio, sulla capacità appunto di esportare, come ad esempio la Germania che esporta in Olanda e poi ritorna il prodotto pulito, una roba che io non conoscevo, però voglio dire, queste occasioni sono anche occasioni di apprendimento. E l'Italia, emerge che l'Italia rivolge le sue esportazioni esclusivamente in Francia e in Spagna. Sembra appunto che ci siano delle relazioni consolidate tra i paesi e a cui rivolgere le proprie produzioni e quindi non si sperimentano altri paesi. Eppure, secondo me, diversificare in altri paesi potrebbe rafforzare la competitività e forse migliorare anche il prezzo di vendita. Dove sono gli ostacoli nell'esportazione delle cozze italiane? Io peraltro mi permetto di aggiungere, scusami Eraldo, magari tu non condividerai, no? Conosco tanti mitilicoltori, quelli che conosco parlano solo il francese o lo spagnolo. Allora mi sono detto, forse esportano in quei paesi perché hanno già delle relazioni in cui c'è una proprietà di linguaggio, oppure non c'entra niente, ci sono, magari sono dei buoni pagatori in questi paesi e allora preferiscono vendere le loro produzioni a questi paesi perché sono pagatori. Ho un'altra domanda, se vuoi te la butto subito, visto che così prima che mi dicono che siamo in ritardo. Questa è la domanda appunto sull'export delle cozze. Se vuoi ti rispondo subito a questa, se no poi okay, velocissimamente. Sto. Probabilmente, come dici te, ci sono dei rapporti consolidati con la Spagna, anche con la camelia gallina e con altri prodotti, col pesce azzurro, c'è la trasformazione e la Francia perché a volte vuole un prodotto un po' di qualità. Il problema enorme però è che c'è mancanza di prodotto, perché se uno guarda i dati anche che sono sempre in Eumofa, il consumo apparente in Italia di mitili, perché noi siamo i secondi produttori, ma siamo anche degli ottimi consumatori, quindi il consumo apparente di mitili va intorno ai 130.000 tonnellate anno, e siccome noi ne produciamo 60-65.000 tonnellate, è chiaro che ne importiamo 70.000 e ne esportiamo poche, sono circa 12-13.000. Quindi in realtà il prodotto di mitil nazionale va quasi tutto, è quasi tutto prenotato, impegnato a livello nazionale. Solo in alcuni casi, quindi una piccola percentuale, va verso la produzione, verso l'export e quindi va verso la Francia, anche verso la Germania, incomincia che vogliono prodotto certificato bio, incominciano ad essere produzioni bio. Però il prodotto è poco, perché se andiamo a vedere i dati degli ultimi 10 anni, addirittura gli ultimi 15 anni, il settore della molluschicoltura, come diceva anche Fabio, dell'acquacoltura nazionale, non sta crescendo. E qui ci sarebbe da parlarne, perché mentre a livello mondiale cresce, a livello europeo rimane un po' così, anche se poi c'è il salmone, a livello nazionale siamo stabili, nonostante la forte domanda interna. E quindi ci sono dei problemi che possono essere, non so se poi era te li elenco oppure se finisco qua, mi fa la seconda domanda, insomma. Va bene, io comunque mangio solo le cozze italiane solo nel periodo di stagione quando ci sono, ma non perché non mi fido degli altri paesi, ma perché le nostre obiettivamente, poi io quelle dell'Adriatico, assolutamente, è anche vero che sapore... però tu sai perfettamente che ci sono due momenti di grossa vendita del prodotto, l'estate
e a Natale. Ora, diciamocelo francamente, in estate il prodotto italiano è pronto, è bello, è pieno e si vende. A volte nel periodo natalizio purtroppo abbiamo prodotto poco prodotto pronto a livello nazionale e lì gioco forza sì, abbiamo necessità di prendere prodotto dall'estero, certo, prodotto certo, di qualità, ma proprio perché però, c'è una diversa condizione climatica, sono anche specie diverse, insomma. Io non guardo la grandezza del prodotto, per me può essere anche una cosa piccola e il problema è il sapore. E siccome il sapore è molto importante, voglio dire, mi attengo a quello. L'altra domanda che ti volevo fare è sul piano strategico dell'acquacoltura 2014-2020. Il piano si pone tra gli obiettivi, in particolare pensando ai nostri produttori, e tra gli obiettivi la semplificazione delle procedure di rilascio delle nuove concessioni, rinnovo delle licenze, riducendo oneri e tempi per gli ambiti amministrativi, nonché una pianificazione coordinata degli spazi marini per assegnare appunto delle aree all'acquacultura. Siamo nel 2020, la programmazione strategica è 2014-2020. A che punto siamo con questi obiettivi? E io infatti là poi mi posso ricollegare, cioè proprio sulla mancata crescita. Siamo messi secondo me molto male. Molto male perché tutta una serie di paletti e di, diciamo, punti strategici che devono essere sviluppati sono ancora abbastanza fermi. Basta pensare che ancora non abbiamo risolto la sperequazione nel canone concessorio tra le cooperative e le imprese. Quindi imprese che ditte che fanno lo stesso prodotto pagano diversamente. Mancano ancora i famosi ASA o i siti idonei per l'acquacultura e quindi anche per la moluschicoltura. E quindi ogni volta che si cerca di fare un impianto in Italia, e non so se seguite le cronache, ultimamente è successo nel Lazio, è successo in Sardegna, se si cerca di fare un impianto in una zona dove praticamente si cercano acque un po' pulite nel rispetto delle norme, scoppia un putiferio a livello sociale, che c'è quello che non lo vuole e poi quindi se si ha difficoltà. Molte volte i tempi sono di 3-4 anni per avere una concessione. Ultimamente, non so perché, oltre alla concessione c'è anche l'autorizzazione per gli impianti oltre il chilometro dalla costa. Questa è una cosa che non si capisce, perché in una fase di semplificazione invece si raddoppia le autorizzazioni. E oltre a questo manca una tutela che è prevista dalle norme delle acque per la moluschicoltura, più una serie di altri aspetti che vanno a incidere, perché purtroppo la gestione è decentrata alle regioni e noi a volte ci scontriamo con persone che ci chiedono la valutazione di impatto ambientale per molluschi, che sono tecniche estensive e non sono tecniche intensive, oppure stiamo adesso discutendo se sono impianti fissi o mobili e tutta una serie di problemi che rallentano comunque e creano dei problemi allo sviluppo. Io chiedo scusa se intervengo, voi siete interessanti e affascinanti anche nel dibattito che riuscite a creare e neanche nell'esaustività, devo dire che non abbiamo domande, siamo però fuori di 10 minuti e su quello che diceva Eraldo, a me sembra, io vengo dalle rinnovabili e so che ci sono molti energetici che ci stanno ascoltando, proprio perché si può arrivare alle sinergie tra l'acquacultura e le energie rinnovabili, vedo esattamente le stesse cose. Non mi piace e continuiamo, uniamo le forze ancora di più anche con l'energia. Abbiamo vissuto esattamente le stesse cose. Chiedo a Massimo e a Eraldo, scusandomi con Eraldo, di proseguire che siamo un pochino fuori con i tempi. Grazie. Eraldo, grazie per i tuoi interventi, ti chiedo di rimanere a disposizione nel caso ci siano delle domande. Mi sembra al volo Angelo che voleva intervenire, se non erro. Angelo, velocemente, hai 10 secondi. Ok, grazie Angelo, arrivederci. Sto scherzando naturalmente. No, no, una considerazione veloce, perché è tutto bello quello che si sta dicendo, però siccome appunto io poi ho molto risvolti pratici delle cose. Allora, c'è questo indirizzo della nostra produzione, delle nostre produzioni verso la qualità. Invece quello che sta succedendo, anche il periodo di crisi, i primi segnali che ci arrivano, ci danno invece indicazioni diverse. Insomma, il consumatore, per tutto quello che sta succedendo, si sta indirizzando molto di più come modalità di scelta nel prezzo. Questo è un aspetto molto pericoloso per le scelte che hanno fatto le nostre imprese. Allora, sicuramente, proprio un appello che rivolgo a tutti, siamo attenti anche
diciamo, nelle modalità in cui vengono fatte le azioni di sostegno alla trasformazione, perché lì abbiamo la possibilità, mi riferisco soprattutto alle misure del FEA, lì abbiamo la possibilità di mettere dei vincoli legando la concessione del sostegno al rispetto della tracciabilità. Penso per esempio al vincolo che abbiamo fatto mettere, stiamo provando a far mettere in alcuni bandi della Regione Puglia, dove abbiamo stabilito che le aziende di trasformazione potranno accedere al sostegno se garantiscono un 20, un 30, 40% di prodotto che proviene da filiera italiana. Quindi proviamo a far crescere la filiera e a garantire la filiera, perché altrimenti diventa sempre più difficile trasmettere al consumatore un prodotto di qualità. Una considerazione veloce che richiederebbe molto più confronto, però mi premeva segnalarla. Grazie, grazie Angelo, grazie Eraldo. Ora coinvolgiamo Claudia Benassi Franciosi, biologa della Coldiretti Impresa Pesca. Claudia, ci sei? Buon pomeriggio. Salve, abbi pazienza, scusa del ritardo, ma io poi mi lascio andare, abbiate pazienza, ma sono un sanguigno, pensa dal vivo, avremo sforato di almeno tre quarti d'ora. Comunque Claudia Benassi Franciosi rappresenta appunto l'Impresa Pesca, che è l'Associazione Nazionale della Pesca e dell'Acquacultura di Coldiretti, un'organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese del settore. Si occupa ovviamente di tutelare e rappresentare gli interessi delle imprese associate, che sono appunto associate in forma di consorsi tra produttori o produttori dell'acquacultura, sia nelle aree marine che nelle acque interne. Tu, peraltro, sei laureata in biologia marina, hai fatto un master in management delle aree costiere e risorse marine, sei in Coldiretti nel 2014 e hai lavorato anche con il laboratorio di biologia marina e pesca di Fano, quindi penso col professor Piccinetti, immagino. Sì, esattamente. Bene, ci presenti un'attività legata alla promozione e alla sensibilizzazione sull'utilizzo di materiali alternativi e tecnologie alternative. Abbiamo dei tempi ristretti, io fra un po' mi inizieranno a dire basta, io vado. Ah, vai. Allora sì, condivido non posso condividere una brevissima presentazione, ma ve la racconterò allora. Sì. E un secondo che la recupero, che me la metto. Dovresti poterla condividere, non ci riesci? Guarda un attimo. Ok, sì, ora riesco. Ok. Perfetto. Vediamo. Eccoci. Perfetto. Ok. Quindi, come hai già anticipato, volevo raccontarvi e riportarvi questa attività che abbiamo svolto l'anno scorso nell'ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura. Adesso un attimo che vi rimpicciolisco, così vedete meglio. Appunto, dicevo, nell'ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019. Questa attività che abbiamo messo in campo ha avuto come obiettivo quello di favorire la sostenibilità ambientale delle attività lavorative svolte dal settore professionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché la loro promozione. È stata un'attività svolta su tutto il territorio nazionale, prevalentemente costiero, e come obiettivo ha avuto quello di realizzare delle certificazioni ambientali secondo specifico disciplinare tecnico di 6 realtà produttive. E, diciamo che all'interno del disciplinare erano state previste un focus su buone pratiche per la gestione sostenibile dello smaltimento dei rifiuti. E oltre a questa, diciamo, principale attività, ne è stata svolta un'altra relativa alla sensibilizzazione verso l'uso di materiali compostabili e la promozione del prodotto ittico certificato e sostenibile. E in particolare l'attività iniziale, informativa e formativa, è stata rivolta alle certificazioni ambientali, perché ci siamo resi conto che è necessaria aumentare la sensibilità degli operatori verso il tema dell'ambiente e in particolar modo agevolarli verso questa strada, perché non sempre viene compresa appieno l'utilità e la necessità anche di volgere a innovazioni più sostenibili. E pertanto abbiamo, diciamo, raccontato come si possa ottenere la certificazione ambientale, quindi attraverso l'applicazione di buone pratiche per la gestione sostenibile dello smaltimento dei rifiuti derivati dalle attività sia di pesca che di acquacoltura.
possono tenerla sia imprese che consorzi che cooperative, cioè tutte le imprese che concorrono direttamente alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione dei prodotti ittici, ma anche quelle che forniscono servizi e mezzi di produzione. Le certificazioni nello specifico appunto contengono un disciplinare tecnico per le imprese che applicano buone pratiche per la gestione dei rifiuti e servono a qualificare e valorizzare le imprese rispettose e diffondere l'ambiente e agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti. In particolare l'attività e il percorso quindi che abbiamo intrapreso è stato composto da diverse tappe. Inizialmente abbiamo voluto informare i produttori di queste tematiche e di questi strumenti anche che abbiamo a disposizione. E per informare abbiamo realizzato un vademecum contenente le norme per la gestione ambientale dei rifiuti derivanti dal settore della pesca. Abbiamo voluto qualificare quindi, come vi dicevo, le loro attività produttive attraverso un disciplinare tecnico di buone prassi che è stato appunto predisposto per 6 diverse attività, imprese o cooperative ittiche che sono state portate a certificazione. Partner di questa attività è stata Rina Agroqualità come ente certificatore ed Intec come audit necessario appunto per tutto l'iter. E un altro passaggio è stato quello di voler tutelare l'ambiente con l'uso di materiali compostabili e quindi sono stati realizzati altri incontri sul tema dei materiali biodegradabili e compostabili. Per questi incontri è stata fondamentale, devo dire, la collaborazione con Chimica Verde, che ci ha supportati e guidati in questo campo. E attraverso quindi questa attività di informazione abbiamo affiancato l'acquisto di più di 10.000 cassette per il pesce, quindi compostabili, e bobine di reti compostabili per molluschi che sono state fornite all'azienda in via di certificazione e ad altre imprese ittiche socie di Coldiretti. Infine abbiamo dovuto concludere l'attività attraverso una fase di promozione delle imprese, perché a nostro avviso ma già l'abbiamo detto diverse volte oggi, è fondamentale la divulgazione e la promozione delle imprese che si impegnano ad oggi, perché il loro lavoro è sempre più difficile, quindi è stata svolta anche un'attività di sensibilizzazione tramite incontri sul territorio. E per concludere, quindi, le imprese e le cooperative individuate sono state 3 imprese in Liguria, Sardegna e Puglia, un'impresa di pesca e 2 di acquacoltura, e 3 cooperative in Veneto, Lazio e Calabria, una cooperativa di acquacoltura e 2 di pesca. Abbiamo quindi realizzato 6 focus group all'inizio dell'attività progettuale e 9 incontri di sensibilizzazione, in particolare sui temi dei materiali più ecocompatibili e compostabili. I materiali che sono stati forniti a queste imprese che hanno collaborato e partecipato all'attività sono state reperite dalla startup BioPro per quanto riguarda le bobine di rete, che sono state poi inviate in Veneto, Puglia e Toscana, e le cassettine invece sono state fornite dall'azienda ICSS e sono state inviate in Sardegna, Liguria, Calabria, Lazio, Veneto, Campania e Abruzzo. E in queste regioni abbiamo appunto svolto anche l'attività di informazione, di sensibilizzazione attraverso il supporto, anche la conoscenza fondamentale di Chimica Verde, di Lega Ambiente e di altri soggetti esperti nel campo un po' più chimico, ma anche riportando le esperienze di altre imprese che già utilizzano questi materiali e che riescono a portare a loro volta a raccontare anche il vantaggio che hanno nell'uso di questi materiali. E ho corso, ma spero di essere rimasta nei tempi. Grazie Claudia, mentre preparo 2 domande al volo da farti, espongo una domanda arrivata da Roberto Mamone, che saluto, e che chiede perché non si obbliga e non si favorisce l'uso della cotonina biodegradabile per le reste della mitilicoltura. Le spiagge a valle degli allevamenti sono piene di rettine di plastica, con un danno per il turismo e non solo. Sui fondali lo scambio di ossigeno si riduce, la navigazione segnala problemi. Intanto che i nostri esperti riflettono su questa domanda di Roberto, sicuramente Eraldo o anche
Fabris ci può fornire una risposta. Due domande velocissime a Claudia. La prima è emerso anche nei precedenti interventi, anche nella sessione precedente, il problema della relazione tra il mondo della ricerca e i pescatori, come coinvolgere i pescatori, eccetera. Allora, la prima domanda che ti faccio è: quale strategia possiamo mettere in campo per sensibilizzare e formare i professionisti della pesca del futuro? Ti faccio subito anche l'altra, così a rando, perché devo dire che sul webinar i ritardi legnano di più che dal vivo. Dal vivo se si sfora di mezz'ora, dal vivo non succede niente, invece mi sembra di capire che sul webinar si crea un'ansia allucinante. L'altra domanda: Col Diretti organizza, almeno l'anno scorso ha fatto, ma mi sembra che l'anno prima, la campagna Amica. L'anno scorso aveva inserito l'iniziativa Pesca Amica per promuovere e stimolare l'impresa ittica filiera corta, facendo diventare appunto i pescatori portavoce della loro attività direttamente. Allora io ti chiedo se veramente la vendita diretta può essere una valida alternativa a uno sviluppo economico delle imprese ittiche. Quindi la prima domanda è: quale strategia per sensibilizzare e informare i professionisti della pesca del futuro, e l'altra sulla vendita diretta, se è una valida alternativa per le imprese della pesca piuttosto che vendere al mercato all'asta del pesce o in altri canali. Sì, sicuramente lo scambio di esperienze e anche l'organizzazione di incontri e il dialogo costante deve essere fondamentale proprio per condividere le nuove tecnologie, le innovazioni che stiamo mettendo in campo, ma anche le attività, cioè anche i convegni, i momenti di incontro come sono stati creati grazie a Capraia Smart Island, insomma, a questa occasione sono necessari. Perché la divulgazione, a mio avviso, soprattutto quando si tratta della ricerca, è fondamentale, perché spesso il linguaggio della ricerca non è ben comprensibile da tutti ed è molto tecnico, e quindi anche riuscire a renderlo più fruibile alle persone comuni può essere sicuramente un vantaggio. Per quanto riguarda la vendita diretta, ovviamente Col Diretti crede nell'importanza della vendita diretta da anni. E la Fondazione Campagna Amica è un progetto grandissimo di Col Diretti che sta avendo un enorme risultato. Vorrei leggervi un breve discorso che ho preparato, perché visto che i tempi sono stretti vorrei riportare tutti i concetti che ho inserito. E quindi da anni, come vi dicevo, Col Diretti crede nell'importanza della vendita diretta, nel chilometro zero, nell'opportunità che danno alle piccole imprese di raggiungere piazze e città solitamente poco accessibili. E attraverso appunto la rete Fondazione Campagna Amica, che è una realtà ampiamente diffusa in tutto il territorio nazionale, Col Diretti ha creato punti di riferimento in ben 1041 mercati ad oggi, investendo sempre di più nei locali coperti, quindi nei mercati coperti, e instaurando un rapporto confidenziale con i consumatori per riuscire a donare valore aggiunto ai prodotti agroalimentari italiani e anche al prodotto ittico, che nell'agroalimentare è una piccola nicchia. E negli ultimi anni, infatti, Col Diretti ha cercato di accogliere sempre di più anche imprese ittiche nei cosiddetti farmers market, e ad oggi 68 mercati accolgono imprese di pesca, e questi mercati si trovano in 58 comuni e 48 province, quindi diciamo che la rete è piuttosto vasta. L'insistenza che abbiamo avuto nell'inserire anche il prodotto ittico è dovuta al fatto che è risaputo che la presenza del prodotto ittico, del pesce in un mercato, apporta un sacco di persone in più. È proprio un fiore all'occhiello per un mercato. Quindi per noi è molto importante anche la loro presenza, oltre che essere una vetrina per il produttore, lo è anche per il mercato stesso. E molto è stato fatto per incentivare anche l'inserimento dei prodotti ittici nelle realtà dell'entroterra, quindi non solo costiere, dove il pesce non è ancora presente nei mercati di vendita diretta e dove però anche il produttore farebbe fatica ad arrivare. E proprio l'esistenza di questa rete, ad esempio, ha reso possibile la vendita diretta a domicilio e l'asporto durante la fase di lockdown, ora del Covid. Ed è stata un'importante opportunità per aiutare il settore anche a limitare gli spostamenti che hanno influito sul crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo.
In particolare in 10 regioni è stato possibile inserire il pesce tra i prodotti alimentari disponibili all'asporto, quindi in 10 regioni è stato possibile portare il pesce a casa delle persone che in questi mesi non si sono potuti muovere. Grazie Claudia. E io vi chiedo scusa, ma siamo veramente peraltro fuori adesso. Confermo con te che nel periodo di emergenza di Covid non ha fatto altro che aumentare la vendita del prodotto in scatola, soprattutto dei prodotti ittici in scatola. Esatto. Questo dimostra che il danno e il mondo del fresco è stato fortemente penalizzato. Grazie, chiedo anche a te di rimanere disponibile nel caso qualcuno ti voglia porre delle domande, tanto l'aperitivo di solito almeno qui in Romagna si fa dopo le ore 19, quindi non abbiate fretta, cerchiamo di chiudere, sforiamo un po' il ritardo, però completiamo il nostro programma dei lavori. Passerei la parola a Marco Benedetti che vedo in linea, non vicepresidente. Se due cose sulla cotonina, sul cotone, la domanda di... Sofia, autorizzi per Roberto Mamone? Ovviamente sì, Eraldo. Chiedo scusa a Marco e a Umberto, però dobbiamo, ecco. Vai. Velocemente, come associazione e con le nostre imprese sono da anni che stiamo cercando alternative al polipropilene, alle retine, per tutte le problematiche che conosciamo. Qui abbiamo provato con varie fibre, tipologie di fibre naturali di cotone, abbiamo provato con la corda frangiata tipo neozelandese riutilizzabile, stiamo provando dei tronconi adesso, insomma il problema è che ahimè allo stato attuale, soprattutto perché gli impianti sono offshore e ultimamente le condizioni nel mare sono estreme, tutti i tentativi fatti con materiali alternativi non hanno quella tenacità e quella durata, soprattutto del prodotto finito, quindi quando c'è il peso della taglia commerciale, e quindi al momento non si riesce ancora a lavorare con prodotti alternativi, ma ci sono una serie di progetti nell'ambito FEAP regionali che stanno testando nuove tipologie di allevamento senza l'uso della plastica, ma con fibre naturali. Ammetto, Eraldo, che avevo preparato una domanda su questo tema al prossimo relatore. L'ho fregata. No, io, lui ci dà un altro tipo di visione, un altro tipo di parere, ovviamente. Okay. A Marco Benedetti, che è vicepresidente di Chimica Verde Bionet, nonché direttore di ricerca e sviluppo delle biotecnologie della cooperativa Green Evolution, che si occupa di consulenze industriali dedicate alla costruzione di un pianeta sostenibile. E se non erro, confermo che hanno realizzato degli imballaggi per il settore della pesca, anche in un progetto di Coldiretti, rispetto a delle cassette biodegradabili. Appunto, come Marco, ci sei, vero? Sì, ci sono. Ecco, stavo cercando di raccontare, quindi vi occupate anche di ecoimballaggi, progettazione e sviluppo di eco bioprodotti monouso, promozione di impianti legati al settore della green energy da biomasse, in particolare estrazione di idrogeno via batteri da rifiuti organici. L'ho fatta molto lunga, però voglio dire... Gli imballaggi sono esattamente come in questa presentazione, sono sempre l'ultima ruota, la ruota di scorta, perché sono quelli che secondo il progetto industriale devono pagare, non costa niente, e però dopo poi arrivano in fondo e sul mare, al mare trovi le cassette o trovi le calze e tutti dicono hai visto? Però quando poi si dice guarda che il materiale è sì di origine vegetale, è alternativo, funziona uguale ma costa 3 volte. Ora in questo caso ci sono 55 persone in linea, probabilmente ne arriveranno 30 dal momento in cui ho detto che tutto ciò che è alternativo in questo momento, soprattutto nell'ambito degli imballaggi, costa di più perché va alternativo a quei derivati da petrolio che il petrolio viene pompato ogni secondo, in giorno e notte, e invece il grano nasce una volta l'anno. Tutto ciò... Tu hai ragione, ma perché noi ci occupiamo principalmente di produzione primaria, perché se fossimo ci sono 37 milioni di cassette ogni anno consumate solamente in Italia, ci sono poi i problemi legati a 600 milioni di tonnellate di plastica in mare, e spesso... E si associa questo qui quasi alla pesca come se fosse l'unico responsabile, sapendo bene che il problema sta nelle città, dove anche le cassette del pesce vengono buttate, prendono vento, perché poi sono la filiera, la parte finale, e qui si dà la colpa ai pescatori. Quindi io
non solo difendo la categoria dei pescatori, ma però devo dire che senza regole, perché le regole non ci sono, è chiaro che tutto quello che io posso dire e tutto quello che la tecnica può dire finisce dal momento in cui la catena commerciale dice: io non vi do un centesimo in più rispetto a quello che vi ho pagato. Però abbiamo un settore con dei fondi europei dedicati, quindi parlaci un po' di queste cassette che avete prodotto. No, io ti parlo, ma cambia. Cioè, il problema è che io voglio porre, è primo un problema di priorità, trovo anche scritto. Il problema è, io posso dirvi che è di acido polilattico, che è da 20 anni che me ne occupo, che sono biodegradabili, male non sono. Cioè, l'approccio dei pescatori da 8 anni a questa parte, visto che sono responsabile della biofoam, che è quella cassetta che vedete sullo sfondo e che sono quelle utilizzate a Coldiretti, sono 8 anni in cui l'unica domanda che mi fanno è quanto costa, non qual è. E l'altra domanda è se tutela dell'ambiente è biodegradabile, come se la biodegradabilità fosse la sostenibilità, e non è così, non è così. La sostenibilità è un fatto, è un numero, la biodegradabilità è una parte tecnica. Se non c'è il calcolo della sostenibilità, tutto ciò che possiamo fare nell'ambito del packaging che inquina il mondo non vale niente. Io di principio mi occupo anche di materiali plastici e dico: guarda, se tu mi dimostri che l'impatto ambientale, cioè la CO2, siamo Global Warming Principle, Global Warming Print, è più bassa se è di origine sintetica, io ti dico: certo, è un fatto scientifico, a me va bene se anche più, purché ci sia un punto di partenza. La sostenibilità non ha, in questo momento tutti ci siamo un po' lavati la bocca e parlato, ma non è un dato, perché qual è il dato di partenza della sostenibilità? Cioè, qual è il numero in cui dici: da questo punto qui tutto ciò che inquina meno è sostenibile o più sostenibile? Ma non ce l'abbiamo questo parametro qui, capito? Ora, io non voglio fare tutta negativa, perché sono 20 anni che mi occupo di bioplastiche e di trovare soluzioni. E devo dire che è cambiato molto anche l'approccio negli ultimi anni del settore pesca. Secondo me, mi chiamano tutti i giorni, ci sono 2 aziende che ci stanno lavorando qui in Italia, di CSS e la Sulpo, c'è la Coldiretti che l'ha promossa, ma il problema è anche di visione collettiva e soprattutto di economia circolare, che anche in questo discorso che abbiamo fatto ora non la vedo granché. Non vedo questo stare al tavolo tutti insieme, e oggi è già qualcosa, purtroppo non ci siamo al tavolo, siamo ognuno a casa sua, però perché quello che impatta di più da una parte, dopo magari risparmia dall'altra parte. Se i pescatori pagano il 20% in più il materiale, ma poi chi butta via le cassette e magari la parte del ristorante ci risparmiano perché la raccolta differenziata, la raccolta dell'organico costa meno dell'indifferenziata, purtroppo uno paga di più e ci guadagna quell'altro, anziché andare a fare un giro in modo da dare la possibilità anche al settore pesca, che ne utilizza di queste cassette e che si trovano raramente in mare, qualche volta. Allora, cioè, ma guarda, vedo che molte marinerie, per esempio, stanno tornando alle cassette in plastica, adottando dei sistemi di igienificazione e sanificazione adeguati. Forse il futuro è questo. Assolutamente. Non è escluso, però laddove possiamo sperimentare delle modalità di packaging diverso per i prodotti della pesca, parliamo del fresco, perché sulla trasformazione e la commercializzazione c'è tutto un mondo legato al packaging, che peraltro a me piacerebbe esplorare, perché ne conosco ben poco, ma voglio dire, c'è tutto il tema del sottovuoto, c'è tutto il clima che consente anche una durata del prodotto, però purtroppo, certo, insomma, la durata del prodotto in un paese. Marco, ti chiedo però un parere anche rispetto alle calze, certo, che parlavamo in mare, no? Perché io e te ci eravamo sentiti anche con te per Silogy, questa fiera che dovevamo fare a Ferrara, che poi è stata rimandata con un digital a novembre e con un reale nel 2021. E volevo capire, appunto, perché voi comunque vi occupate di sostenibilità e di questa attività, secondo te ci sono dei margini per poter lavorare su un prodotto, come dire, diverso dalle calze in polietilene piuttosto che poliprilene? Cioè, possiamo trovare degli altri materiali che possano consentire di essere ugualmente resistenti ma meno impattanti? Cioè, magari possiamo anche ragionare su un progetto Horizon 2020 che sperimenta delle nuove modalità, come dire, di allevamento delle cozze. Però è un problema che inizia a essere abbastanza urgente, sarebbe ora di dare risposta. Cioè, esatto, due punti. La risposta dal punto di vista tecnico, secondo me, sì.
perché siamo andati sulla Luna, si è investito tanti soldi per andare sulla Luna e non si riesce a trovare delle calze che costano una cippa niente. Secondo me sì, è la volontà di cercarle e la resa economica, perché poi alla fine tutte le imprese hanno bisogno di guadagnarci e non solamente di fare della ricerca finalizzata e poi abbandonata perché non funziona. Io mi occupo di imprese, quindi per me portare le imprese che portano reddito, cioè, quindi la risposta tecnicamente sì, ma ripeto, bisogna dare uno schema di priorità, perché se la priorità è solamente il prezzo, ti dico, meno della plastica non costa niente, ma se l'altra priorità è quella che invece è l'ambiente connesso anche all'attività industriale economica, ci mettiamo tutti insieme e la soluzione la troviamo. Però ci deve essere un consenso sia da parte della produzione che dalla parte commerciale che dalla parte dello smaltimento. E invece spesso ognuno di noi va per conto suo. E così come la comunità europea, da un punto di vista degli imballaggi, ti dice, oh ragazzi, scegliete voi se metterci il triangolino per dire che cos'è. E chi è che lo mette? Quelli che vogliono di qualcosa, e spesso ora sto scrivendo degli articoli per una rivista di Sama Ecologia e domani porterò delle foto per far vedere che siamo al ridicolo di quando manca la norma che dà degli indirizzi precisi e ti dice, oh, fate voi, tanto ci... Ah, ma poi è una strategia d'insieme che deve includere il valore aggiunto del prodotto, cercare di vendere il prodotto a un prezzo in più, dove include anche tutto il materiale di produzione. Massimo, io ti dico una cosa. Io, da consumatore, se io vado al supermercato e trovo che le sardine hanno un bell'occhio, sono belle sane e belle sane, io non so neanche quanto costano al chilo e non so neanche quanto incide l'imballaggio sul chilo delle sardine, ma quelle sardine costi anche il doppio, che sono 20 centesimi in più, ma le compro? Ma qual è il problema? E quindi il problema non sta nel consumatore, ma sta nella struttura commerciale. Certo, e principalmente nella norma. Quindi io continuerò a lottare perché anche le calze, perché è chiaro, anche lì sulle calze poi chiudo, e c'è un punto che sono i volumi immensi, che fra l'altro è un'economia importantissima, quindi io non solo la rinego, ma dico la sostengo, dico sono volumi importantissimi, però anche lì, se io penso che la soluzione deve essere biodegradabile e poi in uno spazio marino ci metto un chilo di quella materia prima lì che si degrada molto lentamente, che andrà a impattare, cambia anche la caratteristica del fondale, cambia la caratteristica del suolo, inquina di più, e poi viene uno studio dell'Università di Pisa che dice, oh, le bioplastiche inquinano, cacchio, in un metro quadro ce l'hanno messo un chilo e mezzo. Come fanno? C'è veramente quell'alterazione, no? Peraltro abbiamo qui comunque quattro associazioni di categoria, Legacoop, API, AMA, Coldiretti, quindi secondo me, voglio dire, il consenso attorno a questo tema lo si può trovare, si può anche lavorare su dei progetti comuni. Peraltro ribadisco sul tema della ricerca, anche degli imballaggi, sul tema della ricerca, il programma Horizon 2020, se non vado errato dai dati che mi avevano comunicato, l'Italia è tra gli ultimi per l'utilizzo di queste risorse. È endemico dell'Italia, cioè non siamo in grado di utilizzare. Figurati il Recovery Fund. Perché siamo piccole imprese e ciascuna ha tre persone, tutte dedicate alla propria attività. Grazie, Marco. Ti chiedo di rimanere a disposizione anche tu, ma devo dare la parola a Umberto, perché giustamente siamo in ritardo di 13 minuti più le chiusure. Però ragazzi, ribadisco, lo spritz si prende dopo le ore 19, quindi ancora abbiamo del tempo da poter consumare insieme. Umberto Luzzana, della ditta Scretting Italia, è un esperto di nutrizione in acquacoltura. L'azienda è leader mondiale nelle soluzioni nutrizionali e nei servizi per l'acquacoltura. Peraltro Umberto è stato anche un valutatore dei progetti inerenti l'acquacoltura con ed external advisor per 10 anni per la Commissione europea. Quindi grazie Umberto, benvenuto, scusa del ritardo. Grazie a voi, ma ci mancherebbe. Anche il tuo tema non è un tema da poco, perché parliamo appunto di alimentazione nel campo dell'acquacultura, della mangimistica innovativa. Non ti dico che mi tirano i capelli perché non li ho, però mi stanno dicendo guarda che siamo già fuori da non so quanto. Però era un tema, io non lo so, magari alla fine delle 3 giornate riusciremo ad aggiungere
un sorta qualcos'altro per approfondire, perché a me sono venuti un sacco di spunti e un sacco di idee rispetto a questi interventi appunto che avete fatto, e che ringrazio i precedenti, ma ringrazio anche a te per la tua presenza. Io volevo dirti appunto, la prima domanda che ti pongo è legata ovviamente alla mangimistica, che è il tuo, la tua materia. I principali mangimi si basano sulle farine di pesce, sull'olio di pesce, però poi vediamo che lo sforzo di pesca e l'eccessiva pesca sta mettendo un po' a rischio queste scorte di mangimi. Negli ultimi anni però emergono delle soluzioni alternative, mangimi a base vegetale, peraltro mi hanno accennato poche settimane fa di un progetto sulle larve a base di insetti, eccetera. La domanda che ti pongo è: questo è il futuro della mangimistica nell'acquacultura? Ma forse addirittura il presente. La quantità di farine, di olio, di pesce disponibili sul mercato globale è limitata, è quella, 5 milioni di tonnellate di farina di pesce l'anno, 1 milione di tonnellate di olio di pesce. La FAO prevede in 10 anni che la produzione mondiale di acquacoltura aumenti di 30 milioni di tonnellate, è evidente che bisogna trovare soluzioni innovative e alternative, non solo rivolgendosi a nuove soluzioni come quelle che hai citato, gli insetti, i derivati delle alghe, ma mi ricollego a un elemento che ha sollevato Andrea Fabris nel suo intervento, anche a utilizzare meglio materie prime che già abbiamo, la logica dell'economia circolare. Cito solo due numeri semplicissimi: in Europa si producono circa 6 milioni di tonnellate l'anno di mangime per pesci, la quantità di sottoprodotti della macellazione, quelli che si chiamano sottoprodotti di categoria 3, cioè sottoprodotti della macellazione di animali che noi ci siamo già mangiati, quindi perfettamente sani, sono 20 milioni di tonnellate l'anno. Questi due numeri dicono già tantissimo. Se guardiamo un po' più avanti, c'è un altro numero che dice tantissimo: 88 milioni di tonnellate l'anno di spreco alimentare. Possibile che niente di queste 88 milioni di tonnellate possa essere utilizzato per la mangimistica anche dei pesci? Ma si può guardare ancora più avanti, e io vorrei prendere due minuti, se la regia mi manda il video che ho preparato, che racconta più succintamente di quello che farei io parlandone un progetto innovativo. Non sento l'audio. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future. But this is Europe's and on the moon moment. Questo
questo è un esempio di ulteriore innovazione. Fa leva su alcuni degli elementi che abbiamo introdotto prima, l'economia circolare, la valorizzazione dei sottoprodotti, per affrontare un elemento che anche questo è stato evocato più volte nel corso della giornata, il cambiamento climatico, in chiave anche non solo di sostenibilità ambientale ma economica, cercando di creare valore per chi è in grado di mettere sul mercato, in questo caso, un pesce allevato carbon neutral. Molto interessante, guarda, mi piacerebbe chiederti l'autorizzazione da subito alla divulgazione di questo video, perché è sintetico, non è segreto, chiaro, quindi va bene. Breve ed è molto conciso rispetto agli obiettivi di sostenibilità, quindi mi auguro che appunto l'evento Capraia Smart Island se ne faccia promotore di delle attività di divulgazione. Ti chiedo velocissimo un'altra cosa, perché ho visto dal vostro sito web un progetto che fate sul tema della comunicazione, che non è proprio il vostro core business, voi vi occupate di mangimistica, quindi è tutta un'altra attività, però la comunicazione è molto importante. Non è tanto il materiale del progetto Acqua in Bocca che mi ha colpito, ma è più il fatto che si rivolge anche ai professionisti della comunicazione. Dico questo perché oggi, vedendo una nota giornalista, non faccio il nome, oggi, che citava il fatto delle ostriche, come la battuta era mangiando le ostriche rischi il Covid perché quest'estate l'hanno preso i ricchi. Non prendete le cose che sto dicendo con le pinze, però mi ha fatto pensare al tema della comunicazione. Dico, guardate questa che dice una roba, mo la gente adesso rischia di non mangiare le ostriche perché pensa che poi si infetta di Covid perché l'ha detto una nota blogger italiana famosa. Allora io ti chiedo, appunto, quanto è importante che i professionisti della comunicazione abbiano un'approfondita conoscenza settoriale per informare correttamente sui valori dei prodotti dell'acquacultura, perché altrimenti rischiamo di avere dei giornalisti che prendono le parole, le travisano, le buttano o sul web o sulla carta stampata e il consumatore poi rimane attaccato a delle informazioni che non sono chiare. Io penso che sia un elemento molto importante che chi si occupa di comunicazione sia in grado di comunicare chiara, però voglio un parere di uno, voglio dire, del tuo livello, che segue queste attività a livello internazionale. Grazie. Guarda Massimo, ti ringrazio della domanda che mi dà l'occasione di spendere due parole su questo progetto, a cui noi teniamo molto. Una cosa importante da dire su questo progetto è che non è stato un progetto, non è, perché è un progetto vivo che si evolve in continuazione, che non è un progetto solo di Scretting, ma è un lavoro che abbiamo fatto insieme ai nostri clienti, che sono gli allevatori di pesce, parlando con loro, cercando di capire in chiave proprio di sostenibilità quali elementi potevano essere importanti per il loro business. Loro ci hanno detto subito: la comunicazione, dovete aiutarci a comunicare, perché non riusciamo a far passare il valore del nostro prodotto. E quindi, ragionandoci con una serie di workshop e di interazioni che abbiamo sviluppato insieme a loro, abbiamo poi coinvolto anche professionisti della comunicazione, quindi giornalisti, blogger della carta stampata, ma anche del web, per provare a aprire veramente un canale di comunicazione con loro. Abbiamo cercato di capire che cos'è importante per loro, abbiamo scoperto che c'è una fame di conoscenza altissima, un livello di conoscenza bassissimo, no? Tu hai citato un esempio paradossale, ma tanti altri se ne potrebbero citare. E quindi, tra l'altro, è stato anche una situazione win-win, in cui da parte nostra c'era il desiderio di fornire informazione corretta e da parte dei professionisti della comunicazione c'era la fame di comunicazione, al punto che questo strumento, questo kit di comunicazione Acqua in Bocca, poi l'abbiamo rilanciato anche in corsi per giornalisti, perché abbiamo proprio riscontrato l'interesse. Peraltro, quindi sì, stiamo mettendo in cantiere qualche iniziativa legata a questa e sono convinto che ti cercherò presto, perché mi interessa molto il vostro lavoro. Io non so se dal pubblico sono arrivate delle domande, abbiamo sforato di 24 minuti. Dal vivo non sarebbe stato niente, perché tutti aspettano l'aperitivo. Su web no. 24 minuti è un disastro. Me ne scuso con tutti i presenti, appunto,
volevo fare una nota di chiusura che mi sembrava opportuna, ma mi sembra che non c'è il tempo per poter dire delle cose. Lascio Sofia, non so, a te la parola. Io avrei delle cose da dire, non lo so, magari interverrò in altre occasioni, perché oltre agli spunti che mi sono arrivati oggi da tutti gli interventi, ci sono dei punti fermi sui quali secondo me non dobbiamo mollare, a partire per esempio dalla professionalizzazione della forza lavoro nel campo della pesca e dell'acquacoltura, che poi è il mio tema principale, quindi rendere attrattivo il settore per favorire un ricambio generazionale, incentivare l'apprendistato che nel mondo della pesca è impossibile attivare, favorire la formazione continua dando luce anche a una riforma dei titoli professionali che risale a un regio decreto degli anni 40. Mi fermo solo qui, ma avrei tante altre cose, quindi non lo so, se vorrai nelle prossime settimane, in occasione delle importanti iniziative legate alla certificazione, alle opportunità di business, ai fondi europei, che è una parte delle attività che seguo, alla gestione aziendale, io sono disponibile, quindi sono qua, se volete posso andare avanti anche fino a stasera. Grazie a tutti, vi ringrazio, scusate per la lungaggine dell'iniziativa che mi è piaciuta tantissimo, e do la parola alla presidente Sofia Vannelli appunto per i saluti di chiusura e i ringraziamenti. Grazie a tutti, grazie a tutti i relatori, e scusate del ritardo, non l'ho fatto apposta. Grazie Massimo, no, grazie a Massimo e grazie a tutti i relatori. Credo che anche questa seconda sessione sia stata di grandissimo interesse. Molto viva, vedere le innovazioni reali, veramente cose, però è quello che volevamo portare. Quando Massimo prima ha detto, io ho un sacco di spunti, un sacco di idee. Questo è il Capraia Smart Island. Ma quello che è bello è che non finisce alle 6 o anche sforando alle 6:30. Il Capraia Smart Island si rimane lì, e l'isola non puoi andare da qualche parte, l'isola è quella. Luciano lo conosce perché anche la maricoltura di Capraia utilizza screting, quindi Capraia è quella, e quindi si continua a parlare, vengono idee, ci si scambia tra persone che magari non sono mai entrate in contatto. Ora nel mondo della filiera ittica è un po' più difficile, però vi assicuro che noi quando si fa la multidisciplinare, che mettiamo personaggi insieme che non hanno mai pensato di incontrarsi, dagli esperti di fisica atmosferica ai biologi di qualche cosa piuttosto che agli esperti di energia, e sono partiti progetti in comune che nessuno avrebbe mai pensato. È proprio questo dialogo che è importante, ed è questo, un sacco di spunti, un sacco di idee, potrebbe essere la chiusura del Capraia Smart Island. Ho due cose devo fare. Vorrei fare i ringraziamenti, l'ho detto, tanto ormai siamo rimasti praticamente tra di noi, quindi lo posso dire. Lega Coppa Agroalimentare Dipartimento Pesca, non solo Lega Coppa Agroalimentare come Sara Guidelli, ma Angelo Petruzzella, che è dovuto andare via, mi ha mandato un messaggio, si scusava, ma appunto abbiamo sforato un po' troppo. E Elena Ghezzi, che ci ha ascoltato tutto il tempo e che voi tutti la conoscete, è veramente la persona da cui è nata questa idea, non potrò mai dimenticarlo. Al Capraia Smart Island l'anno scorso, benissimo, perché no? Sulla filiera Dallisa abbiamo lavorato praticamente tutte donne come matte, anche se eravamo poco rappresentate. Diciamo che l'SDG 5, quello sulla parità di generi, è difficile svilupparlo nella pesca. So che c'era una cooperativa di pesca di l'area di Livorno che ci seguiva, ma veramente poca la rappresentanza delle donne nella pesca. So che a Sidosi ci deve essere un importante premio proprio alle donne, quindi Elena, non mi chiamola, in segreteria tecnica di Chimica Verde, Francesca Scarpelli, Andrea Pancia, Simone Bonandi e Monica Giamberzo, il nostro addetto stampa per questa. Poi il comitato scientifico, c'è stato un comitato scientifico e una giuria, due cose separate, che hanno realizzato, che hanno costruito tutto il questionario sui premi e come dare questi premi importanti. Patrocini, non li elenco, tantissimi. Media Partner, Canale Energia, Webinar Coordinator, Eco Futuro, che è quello che ci ha organizzato tutto questo, che ha mosso Facebook. E ecologia, ecco, voi l'avete vista, il sistema di regia non è stato facile, essere in due room di Zoom contemporaneamente in Facebook è veramente complicato. Gli sponsor, qui abbiamo Screting che ci ha sponsorizzato, ma anche Marco prima con Green Evolution con la Simbra,
sponsorizzato. E poi erano presenti il senatore Mollame, ormai penso non più, però lo ringrazio, tre capitanerie di porto, guardate, non le quattro capitanerie di porto, la direzione generale della pesca del MIPAF, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la direzione del MIOR, una direzione generale, questa che si occupa dell'istruzione e degli istituti. Quindi non sono poche in realtà per essere il primo evento. Io penso che tra 15 anni, quando saremo al settimo, all'ottavo, al nono, veramente diremo ci saremo stati, guardate si era tutti sul web e saremo tutti a prendere il famoso aperitivo che adesso vi faccio con voi virtualmente a Praia alle ore 7, anche alle 7 e mezza che ancora è. E quindi grazie a tutti, grazie a voi che avete partecipato, grazie a chi ha resistito fino in fondo, secondo me è andata bene. Tutto è migliorabile e noi miglioreremo. Mi scuso con gli ultimi per il ritardo, ma ha ragione Massimo, era talmente interessante che anche sempre tagliare è una follia. E quindi grazie ancora e buon rientro. Grazie. Se volete continuare io ci sono. Non so la regia. Buona serata a tutti, buona serata, grazie. Grazie.